Che fino a che lei si mette tutto a posto, vi introduco, è Antonella Valenari, associato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile per la parte scienza di uno dei progetti di punta del decennio di astrofisica, che è il progetto Gaia. Gaia, adesso non voglio anticipare l'intervista, ma ho la chiacchierata, quello che crederà Silvia di fare. Gaia è un progetto molto importante europeo, costato centinaia di milioni, in cui l'Italia è molto ingaggiata, che tende a stabilire uno dei parametri e delle misure fondamentali dell'astrofisica, che è capire quante stelle abbiamo attorno e quanto distanti sono e quanto luminose. A noi piace e a loro piace parlare di galassie che esplodono, universi isola, pianeti come la Terra, ma noi stiamo ancora cercando di capire quante stelle ci sono e quanto distanti sono. Antonella arriva adesso e quindi tu puoi cominciare. Okay. E poi quando vuoi. Grazie. Mi puoi lasciare il gelato che poi mi serve, grazie. Ciao, buonasera a tutti, mi ha già introdotto Leopoldo. Io in realtà di simulazioni proverò a farne due, ma è la prima volta che faccio questa presentazione, quindi siete il mio esperimento, quindi comunque c'è un esperimento nell'esperimento. Ne farò due di simulazioni perché proverò a farne una per i quotidiani che vi coinvolgerà e una per i mensili. Nel senso che sono due tipi di scrittura molto diversi, sono due media molto diversi, potete immaginarlo, hanno dei canoni diversi e soprattutto sono molto diversa io quando scrivo per i due giornali, sostanzialmente perché per il quotidiano mi arriva una tegola e ho pochissimo tempo, per il mensile teoricamente ho più tempo per studiare, in questo caso non ce l'ho avuto perché di Gaia non so assolutamente niente, però insomma cercheremo comunque di dare un fiato diverso alla seconda intervista rispetto alla prima. In conclusione, poi, se ci sarà tempo, volevo anche mostrarvi un piccolo elenco di consigli per radio e TV. Io lavoro per tutti e quindi credo che sia abbastanza utile spiegare agli scienziati che hanno a che fare con noi quali sono le differenze tra i vari mezzi di comunicazione rispetto a come voi dovete affrontarli. Io lavoro e cambio con una certa disinvoltura dalla radio alla TV al giornale, però per uno scienziato non è ovvio capire che ci sono delle differenze importanti su come bisogna parlare, su quello che c'è da dire, eccetera. Non ci sono peraltro differenze invece su quello che io cerco da voi, con qualsiasi mezzo vi voglia raggiungere. Ok? Allora, questa simulazione in realtà è stata costruita per ieri, questo perché, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico subito, noi giornalisti vediamo le notizie scientifiche che stanno per uscire sui giornali prima che le vediate voi scienziati. Cioè ci sono dei servizi online, uno è Eureka Alert, che è della AAAS, quindi dell'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze, editore anche della rivista Science, tra le altre cose, che mettono online a disposizione per noi giornalisti, criptati da password, i paper scientifici prima della data di pubblicazione ufficiale. C'è poi una specie di gentleman agreement, che però dobbiamo rispettare, che è questa cosa dell'embargo. Quindi noi le vediamo prima di voi, ma non ne possiamo parlare, fino a che non le vedete anche voi. Ok? Questo è più o meno il gioco. Io ieri ho cercato di capire se oggi ci fossero in uscita cose interessanti, così che la simulazione potesse essere fatta davvero su una cosa che adesso i vostri colleghi non hanno visto, ma che io posso vedere, che vi avrei potuto mostrare. In realtà non sarebbe stato corretto, visto lo streaming, però avremmo potuto giocarci. In realtà oggi in uscita non c'è niente di interessante. A dirla proprio tutta, anche ieri non è che ci fossero cose molto interessanti, ma il giovedì pomeriggio cade l'embargo per Science. Ok? Quindi giovedì alle 5, alle 5 ora italiana, tutti gli scienziati del mondo possono vedere Science e quindi io vi posso dalle 5 in poi far vedere cosa succede. Quindi non stupitevi, insomma, che tutte le date che vedrete saranno quelle di ieri e non quella di oggi, ma la ragione è banalmente questa. Quindi ieri, 15 ottobre, facciamo conto che sia oggi, vado sulla maschera per i giornalisti di Science, no? E vedo cosa sta per uscire, quindi se ci sono notizie. Quando io lavoro per un quotidiano, questa operazione la faccio al mattino del giorno stesso, se fossi proprio brava la farei il giorno prima, ma non aspettatevi che nessuno faccia così, la faccio la mattina del giorno stesso. Vedo se ci sono cose in uscita, se ci sono cose in uscita
provo a proporle ai giornali. Considerate che io sono una freelance, quindi io provo a proporle, se mi prendono l'articolo mi pagano, se no, no. Anche questo non è una cosa da sottovalutare, ovviamente, nella dinamica dei rapporti. Allora, vedete, queste sono le prime cose che escono, come chi c'era l'altra volta, insomma, l'ho già spiegato, ma insomma, questo, siccome è fatto per i giornalisti che ragionano come me, cioè c'è qualcosa interessante su cui io possa guadagnare quei 100 euro che stasera mi farebbero tanto piacere, mi mettono prima le notizie che hanno più probabilità di piacere a me e soprattutto di piacere ai miei capi. Ok? Quindi non troverete mai in cima un quasi cristallo, scordatevelo, troverete sempre in cima il dinosauro, beh, il pig genome, se già era un altro tipo di genoma, insomma, e trovate Plutone, e questo è interessante, trovate la protesi col tatto. Ora in Italia la protesi col tatto l'abbiamo fatta e rifatta, Plutone potrebbe essere interessante, come avete visto oggi sui giornali non c'è. Ok, quindi e già si intuiva che non era così interessante, però ieri, diciamo, un giornalista scientifico ingenuo ieri avrebbe potuto pensare i primi risultati scientifici del viaggio di New Horizon davanti a Plutone. Quindi poniamo che io ieri vedo sta cosa, cosa succede? Che dentro il sito di Science, io onestamente non lo leggo mai, giornalisti scientifici, e sono una brava, come dice Benacchio, sono anzi considerata una puntigliosa, però dentro c'è un digest di pochissime righe, vedete? Questi digest americani hanno il difetto di avere un riassunto degli episodi precedenti per le prime 8 righe, quindi prima di arrivare a Alan Stern, bla bla, ci passa un sacco di tempo, ma insomma, lì dice, vi spieghiamo i primi risultati di questo sforzo. Va bene, io vedo crateri, vedo che ci sono stati dei processi tipo erosioni, eccetera, eccetera, poniamo che la cosa mi incuriosisca. Vedo un'altra cosa che qui non ho fotografato, vedo gli autori, vedo i comunicati stampa e vedo un nome italiano. Scusatemi. Vedo un nome italiano. Nome italiano è più facile da piazzare. Se c'è almeno uno scienziato di nazionalità italiana, scienziata donna, è più facile ancora. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi di notiziabilità, ieri potevano esserci, vi dico sono molto scarsi, infatti io non l'ho fatto poi di scrivere giornali, però siccome facciamo una simulazione, siccome ieri era una giornata grigia per la scienza, questo era il meglio che girava. Silvia Protopapa, attenzione, è stata intervistata dall'ANSA, ok? Anche questo può essere. Quindi io avrei potuto, diciamo tra le 10 e le 10 e mezza, scrivere la seguente mail al giornale. Ciao, oggi su Science usciranno i primi risultati della missione New Horizon. Scrivo quali sono questi primi risultati? No, è molto difficile che io entri nel dettaglio. Ogni tanto lo faccio, acqua su Marte, cose così, perché devo forare l'attenzione dei miei capi. C'è un'italiana, è una cosa che può essere interessante, ogni tanto funziona. Poi c'è una cosa sulla mano artificiale che può sentire il tatto. Ciao, ciao, Silvia. Poniamo, ma non succede, poniamo che invece la notizia passi. Allora, in redazione, al quotidiano, hanno una riunione alla quale io non partecipo, quindi di cui non conosco le dinamiche, a metà mattina, che finisce ora di pranzo, quindi può darsi che loro mi chiamino più o meno all'una, dicendomi, guarda, ci può stare questa cosa di Plutone. Comunque, alle 5 viene confermata, quindi io fino alle 5 non ho certezza del pezzo. E ovviamente, essendo io pagata a cottimo, dall'1 alle 5 al massimo tiro giù materiali, ma non scrivo niente, che non mi conviene. Al massimo, se come in questo caso qui ho già un nome, scrivo una mail e spiego, mi scusi, io non ho ancora conferma, ma nel caso lei mi darebbe un'intervista. Vi dico, non l'ho fatto, la povera Silvia Protopapa non mi è mai incontrata in vita sua, è solo un esempio. però io posso fare questa cosa, alle 5 cade l'embargo, alle 5 io la conferma, alle 5 cadendo l'embargo per tutti i giornalisti del mondo posso vedere cosa stanno facendo gli altri, più o meno, ma non quello che fanno i miei colleghi della carta, quindi si lavora alla cieca. A quel punto cosa succede? Che io la consegna ce l'ho più o meno per ora di cena e sono del gatto, come si dice dalle mie parti. Cioè, devo scrivere un articolo. Io non so niente di questa cosa qua, allora, diciamo, la simulazione è fatta così. Io non so nemmeno chi siete voi, ok? C'è qualcuno di voi che si occupa di Plutone? Di pianeti? Sistema solare? Vai, preso. Esattamente così. Vieni, sei tu. L'abbiamo trovato. Allora, 5 minuti.
Allora, aspettate, mentre arriva il vostro compagno, qualche precisazione. La simulazione è questa. Io ho chiamato l'osservatorio di Padova, ho visto Plutone, ho detto, e qui mi girano planetologi, è vero, mi è arrivata il mio collega, mi ha detto, guardate, sono veramente nei pasticci, tieni. Adesso mettiamo qui dei PDF che puoi vedere. Ma tu non lo, cioè, hai capito, l'embargo è caduto alle 5, tu non l'hai visto il paper, ovviamente, perché è ovvio che tu non sappia niente. Okay. Nessuno dei tuoi colleghi nel mondo lo sa, perché che cadeva alle 5, a meno che io non avessi avuto una soffiata davvero a luna e non ti avessi mandato il paper in anticipo, perché si può fare, diciamo, con l'obbligo che tu non lo dicessi in giro, entro le 5, poi alle 5, ok. Allora, a me mi hanno detto che ci sono i planetologi, può anche darsi che sia un'informazione sbagliata, ma io, insomma, telefono. In questo caso mi andava bene anche qualcuno che sa un po' così, fate conto che era una simulazione. Avrei potuto cambiare tema, invece ti ho trovato, come ti chiami? Valerio Vivaldi. Va bene, allora Valerio è il nostro volontario. Valerio, delle istruzioni, te le do, valgono per tutti. Il mio spazio-tempo è diverso dal tuo? Sì. Ok, il mio spazio-tempo si misura, il mio spazio in righe. E le righe sono rigidissime. A me le righe di un pezzo standard me le danno appunto 5, 5 e mezza, possono cambiare. Ogni riga sono 60 caratteri, spazi inclusi. Più o meno il pezzo standard sono 60 più 20. Nel caso di un giornale come Repubblica, le 20 sono 1200 battute, sono pochissime, vi assicuro. Bisogna quindi andare subito al sodo. Ma a me interessa anche che tu mi spieghi come non fare errori per le 60 precedenti, che firmo solo io e in cui il tuo nome non compare. Però ovviamente il mio interesse è non scrivere baggianate nemmeno di là. Quindi ti chiederò anche così di darmi questo aiuto. Quindi te l'ho detto, il mio tempo invece si misura in ore, dal momento in cui più o meno mi arriva la chiamata io più o meno ho 2 ore, anche perché ci sono dei tempi morti sui quali è inutile che ti coinvolga, ma devo dare gli schemi perché il grafico possa fare disegni, devo mettermi a cercare le immagini, quindi ho tutte delle perdite di tempo infinite che fanno sì che il mio spazio-tempo sia frenetico, sia folle. Allora, un'altra precisazione, io non so veramente niente di planetologia, sono laureata in medicina, però so scrivere sui giornali. Tu sei il contrario di me, ok? Tu sai probabilmente moltissimo di planetologia, ma non sai scrivere sui giornali, quindi ciascuno faccia il proprio lavoro. Questa non è una precisazione da poco, perché con gli scienziati ci si trova spesso nella situazione imbarazzante in cui il giornalista, soprattutto se è giovane donna, io ho delle colleghe con le voci molto acute che fanno una gran fatica a farsi... in cui partono quelle cose del tipo, ma perché non mi chiede questo? Sai, i giornalisti sono tutti ignoranti, non parlo di lei, però sa che insomma è abbastanza complicata se il tempo è limitato soprattutto. E poi fare il proprio lavoro significa per me trovare una sintesi. Io lavoro sulla sintesi, voi lavorate sull'analisi, io sulla sintesi. Lavorare sulla sintesi significa anche che 60 righe di un pezzo sarebbero inconcepibili per i più, per me io ci posso infilare anche 10 anni di ricerche. Chiaro che faccio delle scelte. E quello che cerco è questo. Sono i famosi 5W+1, come si insegnano nelle scuole di giornalismo. 5W+1, diciamo, è una sintesi così molto, molto, molto sintetica. Cioè io cerco di capire chi ha fatto cosa, come l'ha fatta, dove, perché e quando. Ok, la più uno sarebbe il perché, che sarebbe, diciamo, il corpo, il senso dell'articolo, ma soprattutto nel perché è che cosa me ne frega? Tu mi devi dire perché la notizia è interessante, questa è la cosa che io cerco, quindi che ci sia di mezzo un'italiana, che se sono cose interessanti per me, ma io voglio capire perché per uno scienziato Plutone è interessante. Ci siamo? Allora, io ho qua preso... quello che c'era ieri su Science. Vuoi vedere l'articolo, vero? In realtà, sì, no, non l'ho... Vai, dacci un occhio, veloce, veloce. Veloce, Questo, poi... Questo è il comunicato stampa, ma io non te lo farei vedere, il Maryland. No, guardati l'articolo vero, vero, vai. Intanto io devo fare una cosa per la simulazione dopo. Ti do un minuto. Leggo solo il titolo in un minuto. Dai, forza. Io non cioè, sono qui. Io ho un comunicato stampa, ma dice un sacco di cose difficili. Una cosa. Poi c'ho un altro articolo che sto scrivendo, quindi non sono mica concentrata.
Ah, questo lo devo mettere in suoneria. Dice, infatti, che poi è bello che fa, cioè, si fa tutti la stessa cosa. Un minuto solo conclusione. Un'altra cosa interessante in genere sono le didascalie, che qui c'è un bel lago, allora sai, c'è un bel lago. Va bene, poi il mio campo è Marte e Luna, quindi vabbè, sono un po'. Vabbè, allora mi è pronto, ciao. Ciao. Facciamo conto che ci siamo già presentati. Allora, senti, io devo scrivere questo articolo per Repubblica. Non ho capito assolutamente niente. Qual è la cosa importante di questo studio? Beh, innanzitutto su Plutone, diciamo che la cosa più importante è che è un corpo planetario che non è mai stato raggiunto da nessuna missione spaziale automatica fino adesso, è sempre stato osservato da Terra con i telescopi. Questo lo so, ho scritto un articolo su New Horizon qualche tempo fa. Quindi questa qui, cosa c'è di nuovo? Cominciano ad apparire, cioè la New Horizon comincia a dare i suoi primi risultati appunto sulle caratteristiche geologiche, sulle appunto della superficie di Plutone. Ma c'è l'acqua? C'è l'acqua, beh, ghiaccio, sì, c'è acqua sotto forma di ghiaccio. E quindi c'è la vita? La vita non si sa, potrebbe, cioè non è detto che dove ci sia acqua ci sia vita, però l'acqua comunque può essere. Ma perché abbiamo fatto tanta storia per l'acqua su Marte, poi qui c'è su Plutone, la NASA non ha fatto le conferenze stampa dell'altra volta? È perché su Marte fa un po' più di audience in questo momento, perché Marte è sicuramente più probabile uno sbarco umano su Marte, comunque un pianeta più, cioè è sempre stato più nell'occhio del ciclone Marte. Però questa non è una spiegazione con cui io posso fare un titolo e scrivere è colpa della NASA, ti rendi conto che non si può. Mi dovresti spiegare perché questa cosa si merita questo battage da parte di Science, io presumo che sia importante, non può essere perché, che siamo arrivati lì perché c'eravamo già arrivati, non può essere la stessa ragione di Marte. Su Plutone perché... no, non c'eravamo mai arrivati, quindi sono tutte novità. No, vabbè, un mese fa, dai. Sì, però comunque mano a mano che escono comunque... nuove scoperte, nuove... Cioè, ma queste cosa hanno trovato? Dei sassi, della ghiaia, cosa hanno trovato? Non ho letto l'articolo. Hanno praticamente letto... Cioè, adesso io quello che so di Plutone è appunto che sono state trovate queste strutture glaciali, si è scoperta l'acqua su Plutone, per cui che non era mai stata... E poi ci sono le foto... Sai una cosa? Che la cosa del cuore su Plutone spacca. Beh, quella sì. Quella funziona tantissimo per l'online, ma io su carta, no? Tu hai lavorato, che ne so, sai cosa devi inventarti in questi casi? Funziona sempre. Ah, io ho lavorato con quello strumento lì. Titolo: il nostro scienziato italiano che ha lavorato con lo strumento della NASA. Commento vale triplo a quel punto. Hai lavorato con questo strumento? No, io no. Non c'è merito. Ma perché lavoro sulla Luna e su Marte, quindi non... Va bene, allora facciamo così: dammi una sintesi in un rigo e mezzo mentale. Di che cosa c'è di importante per cui questi hanno pubblicato? Cosa c'è di inatteso? Oppure cosa c'è che conferma un'idea importante che c'era su Plutone che rende lo studio interessante? Beh, di inatteso credo che sia proprio trovare appunto, cioè poter vedere qualcosa, la superficie di un pianeta che non sia mai stato osservato prima. Quindi poter confermare che l'acqua ci sia. C'è qualcosa che non ci aspettavamo che ci fosse? Probabilmente queste strutture glaciali così sviluppate. Ok, quindi il titolo è c'è ghiaccio su Plutone. Sì, anche se ormai è già vecchio perché comunque qualche mese. Quindi lo sapevamo già. Cioè voglio sapere cosa sia oggi di diverso. Sì. Sai cosa si fa in questi casi? Allora, questi qui ti dicono surprisingly wide variety, eccetera. Tu mi devi vendere, se no lo faccio io, poi quando scrivo, perché qualcosa devo dare al mio capo, che è molto più vivace di quanto pensassimo. Deve essere, cioè di quanto pensassimo. È quello Sì. Ok. Prospettive future, come andiamo avanti con la ricerca su Plutone? Prospettive future potrebbe essere... Per esempio, da un momento che ci sono queste strutture così diversificate, così interessanti, si potrebbe pensare anche delle missioni, diciamo, dei lander che possono atterrare sulla superficie per approfondire. Parla loro, che sennò non ti sentono. Per approfondire questa, appunto, la conoscenza di Plutone. Quindi aspetta, perché io faccio la giornalista, della conoscenza mi devi spiegare cosa me ne faccio. E poi mi hanno detto che non solo la vita, ma anche materiali nuovi che potremmo trovare, o è questo? Si potrebbe trovare anche quello, ecco. Questo non è ancora... Cioè, su Marte, per esempio, sulla Luna si fanno. Cioè, ci sono comunque ormai... Anche della Luna abbiamo i campioni, quindi comunque...
Avete capito il punto dell'articolo? Qualcuno ha voglia di fare una sintesi più efficace di come l'ha fatta lui? Perché io entro stasera, diciamo, nel giro di poco, a parte che ovviamente lo terrei molto di più, gli caverei le cose con le pinze, ricomincerei dall'inizio, cercherei che... E tipicamente entro mezz'ora riuscirei a tirar fuori qualcosa. Magari di una cosa che ho fatto io. Però è una cosa che giustifichi anche perché ho intervistato proprio lui, perché l'autrice dello studio è facile capire perché intervisto proprio lei. Se intervisto un altro devo dargli un senso. Quindi tipicamente il giornale mi chiede uno famoso o uno che... si possa capire, hai usato il trapanone, hai usato lo spettrometro, non lo so. Però una cosa del genere diventa per i quotidiani molto più vivace di quello che pensassimo, fa delle cose che non conoscevamo, questa unique moon rotation, non è una cosa importante? È una, più che altro il sistema, credo che pare il sistema di lune. Ah vabbè, quindi le strane lune di Plutone, le strane lune di Plutone. Ha un sistema di lune. Perché io devo tirarci fuori un titolo, capito? Quindi chi ha fatto cosa, come, dove, eccetera. In questo caso dovrebbe essere New Horizon, ha scoperto le strane lune di Plutone viaggiando a grande distanza da qui, lo ha fatto con degli strumenti così e cos'ha, e perché esatto. Lo ha fatto, poi è quello che tu mi dici, è la cosa più lontana che siamo riusciti a raggiungere, eccetera. È anche un oggetto che non era mai stato proprio appunto, possibile. Questo è nel perché, esatto. Perché è importante. Non è più un pianeta, però comunque... Comunque per i quotidiani si lavora così, vedete, uno si può anche molto, molto disorientare. Ma questo ti ho detto di chiamarmi dopo 5 minuti? Un attimo. C'è qualcosa, in genere finisco le interviste chiedendo, c'è qualcosa che non le ho chiesto e che voleva aggiungere? C'è qualcosa in più? Perché sai, io non conosco niente della cosa, l'ho inibita? Beh, no. Perché non era proprio il mio... Su questo non lo so cosa aggiungere di altro. Ok, va bene. Non lo conosco. Allora mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando. Mi passi sto coso? Tanto lo so chi è. Pronto? Ehi Silvia. Mi sentite? Lo sentite? Sì. Chi sei? Ehi, sono Giovanni, le scienze. Oh, Giovanni dalle scienze. Ciao, cosa vuoi? Senti, del prossimo numero... Scusa, sono raffreddato, quindi non riesco a parlare in maniera continua, senza tossire. Nel prossimo numero vorremmo un'intervista sul satellite Gaia dell'ESA. Ce la chiami? Sì, c'ho qui l'esperta sul satellite Gaia dell'ESA. Cosa le devo chiedere? Ma allora, ha già ottenuto qualche risultato, no? È successo qualcosa, quindi quello che hanno trovato finora è poi un discorso più generale sul tema di ricerca, cioè questa mappatura del miliardo di stelle della Via Lattea, e poi sicuramente un'occhiata anche al lato economico, cioè il costo della missione, e poi sul ruolo italiano, visto che okay. C'è anche roba italiana lì a bordo, hanno partecipato anche i ricercatori, italiani. Senti, ti servono cose in più oltre all'intervista? Allora, mi servono... Dunque, l'intervista sarà di 6.300 battute spazi inclusi, più o meno. Quindi la solita doppia? 700 battute iniziali di introduzione, in cui spieghi, insomma, un po' il contesto. Le restanti battute di questa parte, botta e risposta, domande molto brevi, lascia spazio alle risposte. Poi, a parte, altre 800 battute di biografia della persona che intervisti. 800 battute di biografia, sì? Sì. Una fotografia, o più, almeno una, in alta risoluzione dell'intervistato o dell'intervistata. E poi se hanno altre immagini, immagini, illustrazioni di Gaia, foto, insomma, manda, poi vediamo un po' quello che mettere. Ok, ho capito, per riepilogare, cappello di 700 battute, 6.003 sì. Botta e risposta, cosa stanno facendo, perché aspetta, lo stanno aspetta, facendo? Allora, cappello di 700 che va, 6.003 di cui 700. Ah, di cui cappello. 700, ok. Quindi sì. Poi 5.006. Oddio, sì. Quindi cosa stanno facendo? Perché lo stanno facendo? Chi li paga e cosa fa l'Italia? Sì, chi li paga è foto messa sua, un po' brutale, comunque. Biografia sì. E foto generale. Ok, grazie. Tra 15 giorni, ce la fai? Te la faccio subito. Ok. Ciao. Ciao. Cambiamo, prego.
Questa è una vera teleonia, veramente Giovanni Spatola dalle scienze. Questo è veramente come ci vengono chieste le interviste per le scienze, quindi 6300 battute sono la doppia, quella che tipicamente è l'intervista su due pagine delle scienze, e 700 battute di introduzione, non me lo ricordavo. Ah, aspetta che tu c'hai questo. Sì. Non me lo ricordavo le 700 battute di introduzione, perdonatemi, quindi poi in realtà ne restano abbastanza poche per il resto, sembra una doppia ma si riempie di foto appunto, quindi poi quando io intervisto per i mensili c'è bisogno di chiedere anche le foto, la foto del soggetto, ed è sempre un disastro perché ti manda sempre la foto con dietro i libri, la foto col pixel, la foto, giuro, l'ultima invece mi ha mandato una foto da Baywatch mezzo nudo. Allora, la foto deve essere una foto del ricercatore, possibilmente bello, sicuro di sé, che soddisfatto di quel che fa, che non faccia la figura del topo di biblioteca, che sia orizzontale e verticale, così il grafico della rivista può sceglierla, quindi se uno ne manda due la cosa è migliore, che sia vestito da persona umana, non ci siamo capiti, cioè non, né in canottiera né dall'altra parte con camice col collo alto, e che sia insomma una foto che faccia capire che la persona che sta parlando sta dicendo delle cose belle di cui è soddisfatto, ok? La biografia 800 battute non è una biografia scientifica, quindi quando io chiedo la biografia poi la giusto sempre, non c'è mai verso di avere. Quello che mi interessa è una cosa del tipo: Pinco Pallina è medico chirurgo, si è laureato con una tesi su queste cose, oggi sta facendo il postdoc all'Università di Cosa su questo tema qua, ha pubblicato un sacco di articoli su riviste internazionali riguardo a questo, che è il suo specifico ambito di ricerca, e oggi è il capo del progetto ta. Questo mi interessa, ok? Se mi mandate tre pagine di curriculum, io faccio veramente una grande fatica a tirarne fuori 800 battute da dare al redattore. Sembra una stupidaggine, ma sul curriculum e sulle foto ci si possono perdere quantità di tempo infinite e un sacco di amici anche. Allora, l'intervista, le domande che diceva Giovanni sono le quattro classiche. Resta sempre lo schema delle 5W+1, quelle che vi ho illustrato, che quelle appunto, come sapeva il nostro amico planetologo, non è tanto facile, a cui non è tanto facile rispondere in maniera netta e chiara, soprattutto se uno ha dei tempi così stretti, però in generale ce ne sono altre che sono sempre più o meno queste: cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo. Questo ovviamente vale per gli scienziati, se ho intervisto un politico o un truffatore che si spaccia per scienziato gliene faccio delle altre, però chi finanzia queste cose è anche abbastanza interessante, anche se poi uno può metterlo en passant, può non essere, poverino, può non essere così interessante per noi, magari lo è per voi, ma insomma è interessante capire, no, che cosa ci stiamo guadagnando. E il ruolo italiano, anche questo non lo sottovalutate, sembra una roba da orgoglio patrio, ma insomma è così. Allora, cominciamo dalla prima domanda: cosa state facendo? Allora, Gaia funziona, è acceso? Funziona, sì. Funziona. Ok, Gaia allora è un satellite lanciato dall'ESA l'anno scorso che si propone di misurare la distanza di 1 miliardo di stelle nella nostra galassia, il che vuol dire non solo la distanza ma anche come queste stelle si muovono. Cosa vuol dire? Vuol dire in pratica fare una mappa tridimensionale della nostra galassia, non solo di dove le stelle sono e quindi che forma ha la nostra galassia, ma anche come le stelle si muovono. Cioè, perché tutte le stelle si muovono all'interno della nostra galassia. Questo è lo scopo principale che ha il satellite Gaia. Stop, avete capito? Io direi che è stata molto chiara. Un piccolo tip: dire sempre non solo, non solo, non solo, è molto più complicato di dire fa questo e questo e questo, però è veramente... veramente lana caprina, cioè io in questo caso sto prendendo appunti ed è tutto, certo, molto però, chiaro. È chiaro che poi quando il discorso viene scritto è scritto in un'altra maniera. Ma lo scrivo io, sì, una cosa che poi vedrete, adesso vi faccio vedere radio e TV che peculiarità hanno, quando si parla di carta stampata io riscrivo tutto, certo. E tipicamente se avessi avuto il tempo di parlare col planetologo che magari poteva avere il tempo di studiarsi tutto quanto, tipicamente io arrivo a scrivere le cose importanti dopo una mezz'ora, e la cosa veramente importante è l'ultima, cioè lui esasperato alla fine tipicamente mi dice ma insomma è questa cosa qui, e io prendo appunti e quella diventa la frase d'attacco. Bisogna un po' arrivarci insomma, e soprattutto con
con chi non è tanto esperto non si fa così. Invece per un mensile c'è il tempo di ricominciare dall'inizio. Gaia è stato lanciato un anno fa e fa la mappatura delle stelle, dove sono, come sono fatte e dove stanno andando. Questo è. Ci sono delle novità, cose particolari che stanno emergendo? State scoprendo cose nuove? Allora, per il sistema che Gaia utilizza per misurare queste distanze è molto complicato, perché si tratta di misurare delle distanze veramente estremamente piccole. L'esempio che si fa di solito, queste distanze diciamo si misurano in angoli, e l'esempio che si fa di solito è dire come se volessi misurare un chicco di, le dimensioni di un chicco di riso sulla Luna. E queste sono le distanze che misura Gaia in qualche maniera, di quelle dimensioni lì estremamente, diciamo, la misura che fa è estremamente piccola. Il che però significa che ha bisogno di veramente 5 anni per riuscire a misurare molto bene le distanze e i movimenti di queste stelle. Adesso è passato un anno e mezzo, circa un anno e mezzo, di dati, in cui i primi 6 mesi sono serviti per verificare che tutti gli strumenti funzionassero e che niente avesse sofferto del lancio, che di solito è una fase molto critica per un satellite, in cui tutto può andare fuori posto, tutto può rovinarsi e avere dei problemi. E quindi che cosa sta emergendo al momento? Beh, sta emergendo che Gaia sta facendo delle misure estremamente buone, molto precise. Ha scoperto per esempio delle stelle, un certo numero di stelle particolari che si chiamano supernove, cioè stelle che muoiono e alla fine della loro vita esplodono, che prima non si conoscevano. Ha fatto sempre impazzire questa cosa che più muoiono più sono supernove. Però, vabbè, perché diventano estremamente luminose e improvvisamente appaiono in cielo. Non ricordo. E qui questo è il motivo per cui si chiamano supernove. Allora, abbiamo capito che quindi prima di 5 anni grossi bilanci non si possono fare. Comunque adesso lui è su, sta lavorando, e lavorando trasmette qui delle informazioni che prima non avevamo. Io adesso ho chiaro la cosa, 700 righe di introduzione li posso fare, però mi manca ancora il titolo. Perché è importante questa roba? Le Scienze è una rivista letta da gente già interessata alla scienza, quindi non devo mettermi a inventare le solite cose che invece sui quotidiani devono essere un po' calcate, come per esempio l'idea che adesso si utilizza moltissimo che la ricerca spaziale sia una ricerca d'avanguardia, e quei frutti ricadono anche su di noi in modi che non possiamo aspettarci all'inizio, e quindi è giusto finanziarli, sono la blue sky, non solo metaforicamente, insomma. Però adesso a me manca un po' di capire il vero senso di questo tipo di esplorazione. Questo sarà poi il titolo e probabilmente sarà anche la prima domanda. Quindi perché tutto questo? Allora, la risposta a questo punto è di tipo scientifico. Perché noi vogliamo vedere la mappa della nostra galassia? Perché questo è estremamente importante per capire come la nostra galassia si è formata. Ma non solo la nostra galassia, come si sono formate le galassie in generale. Quello che noi pensiamo è che le galassie si formino mettendo insieme delle galassiette più piccole, che man mano, o delle strutture più piccole, diciamo, che man mano si mettono insieme e formano strutture più grandi. Ora, il fatto di questo processo lascia dei segni all'interno di una galassia. Dopo un po' di anni, dopo qualche miliardo di anni, i segni scompaiono di solito, però almeno come mappa, ma si possono ritrovare nel modo in cui le stelle si muovono. Perché, per esempio, spesso succede che queste stelle che arrivano da un'altra galassia si muovono in modo completamente diverso dalle stelle che abbiamo. Quindi noi siamo in grado, tramite Gaia, di ricostruire una mappa di come sono messe le stelle, ossia vedere se ci sono delle altre galassie che stanno cadendo sulla nostra, per esempio. Perché vediamo un numero di stelle più alto in alcune regioni, siamo anche in grado di vedere se ci sono delle stelle che si muovono in modo diverso dalle altre e che quindi possono essere venute dall'esterno della nostra galassia. Posso andare avanti una mezz'ora su questo argomento? No, certo, fermati. Per voi è chiaro? Se è chiaro per voi, probabilmente io questo discorso lo posso trascrivere, però mi serve una sintesi. Allora, può essere una buona sintesi dire, perché vedere come si muovono e cosa fanno oggi le stelle mi racconta un po' della storia dell'universo? Esatto, mi racconta un po' della storia della nostra galassia e mi fa capire come si sono formate le altre galassie, quindi mi racconta un po' la storia di come le galassie si sono formate nell'universo. Allora, tutte le volte che noi cerchiamo di fare una... Lei si sta comportando molto bene, non per fare confronti, ma lei era preparata, lei sei stato pescato così, scusaci. Ma
Tutte le volte che io raccolgo una cosa di questo tipo, questa ovviamente ha il fiato di un'intervista lunga, ve ne state rendendo conto, io ho il tempo, probabilmente riuscirò anche a fargliela rileggere, se davvero avessi 2 settimane riusciremmo anche a fare un buon lavoro di squadra. Si dice che un giornalista è uno che scrive cose che per qualcuno sono scomode, un giornalista scientifico ogni tanto, anzi più delle volte, si può togliere lo sfizio di scrivere cose che sono comode per tutti, per esempio queste, storie belle che però hanno un problema, si inseriscono nel nostro immaginario. Quando noi parliamo di astronomia, soprattutto appunto in una rivista che viene letta con tutto il tempo, che viene letta in treno, che viene letta prima di addormentarsi, la domenica sul divano, così, noi stiamo parlando di una persona che ha voglia di incuriosirsi su una cosa molto affascinante come l'origine dell'universo. E io lì mi devo inserire, quindi dovrò giocare appunto sulle stelle che passeggiano nell'universo, che hanno preso direzioni diverse, che mi raccontano da dove vengono e probabilmente anche dove stanno andando. Insomma, l'afflato è questo, io voglio un po' di storia. Quindi, arrivata a questo punto, io ti chiederei cose tipo, ma c'entra niente Hubble? Oppure... gli altri strumenti che stanno, Hubble intendo Edwin Hubble lui, o gli altri strumenti che adesso stanno studiando le galassie e i movimenti, come mettono insieme le informazioni col tuo? Cioè io che immaginario adesso mi devo, a che immaginario mi devo riferire? Allora, dunque, beh, esistono tutta una serie di studi precedenti a questo, non è che Gaia è arrivata per ultima, è arrivata per prima in questo contesto, no? E chiaramente che cosa si è visto? Ci sono appunto delle immagini fatte per esempio col telescopio spaziale in cui si è visto che ci sono delle galassie che sono in questo processo di cadere una dentro l'altra, che si chiama in termine tecnico merge, ma comunque che cadono una dentro l'altra e assumono delle forme molto bizzarre che non sono quelle di una galassia normale e quindi sono facilmente identificabile. Questi tipi di galassie sono quelle che si chiamano galassie interagenti e ce ne sono tantissimi esempi all'interno di quello che è stato visto per esempio dai telescopi, dal telescopio spaziale. Quindi oltretutto anche nella nostra galassia è stata identificata alcune piccole galassie che stanno cadendo sulla nostra galassia e sono state identificate tramite appunto studiando il numero di stelle che ci sono all'interno in alcune regioni particolari. Quindi si è visto che ci sono delle galassie come quella del Sagittario che sta cadendo sulla nostra. Questo è bellissimo, il Sagittario casca sulla Via Lattea. È una piccola galassia che si chiama Galassia del Sagittario che sta cadendo sulla nostra, non solo sta cadendo sulla nostra. Il quotidianista poi ti dice, dobbiamo aver paura? No, beh direi di no, e poi vi spiego anche perché se volete. Ma allora, sta cadendo sulla nostra, ma non solo, ha già cominciato a disfarsi, perché cadendo queste galassie si disfano, e sta facendo delle lunghe code che stanno girando intorno alla nostra galassia, che noi riusciamo a vedere quando guardiamo in alcune regioni particolari. Se devo rispondere alla domanda se dobbiamo aver paura, direi proprio di no, perché quello che succede quando due galassie cadono una dentro l'altra è sostanzialmente nulla, mi spiego meglio. Una stella, se noi supponiamo che una stella abbia le dimensioni di una pallina da tennis, la distanza media fra le stelle è molto grande, cioè c'è tanto vuoto. Cosa vuol dire? Se metto una pallina da tennis, cioè una stella qui, la prossima stella sta a Stoccolma. E questo per la mia galassia e anche per le altre galassie che stanno cadendo su questa. Cosa vuol dire? Che se ho due galassie che cadono una sull'altra, praticamente le stelle dell'una scivolano nei vuoti delle altre stelle. Si intrecciano. E in pratica... Però ci può essere sempre la sfiga. Sì. Ci può essere sempre la sfiga, ma in questo caso probabilmente no. E cosa vuol dire? Succedono delle cose però, le galassie cambiano forma, diventano diverse. Ottimo l'utilizzo della metafora, la pallina da tennis ce l'abbiamo tutti quanti in testa, ogni tanto si utilizzano quelle metafore che proprio non funzionano perché si utilizza, che ne so, è come prendere un transatlantico, ma chi ce l'ha in mente un transatlantico? Non so voi, pallina da tennis ce l'abbiamo in mente tutti, quindi funziona, da qui a Stoccolma funziona perché è un altro posto. Così, la questione della sfiga non è una questione irrilevante, perché guardate che chi è in cerca di notizie, alla fine la notizia la trova, come gli alieni, come quelli che cercano una malattia, che vanno da tutti i dottori d'Italia finché non trovano quello, dice signora lei è ammalatissima. E i nostri colleghi della cronaca purtroppo sono costantemente in cerca di malattie e qui si scontrano i due linguaggi, quello dello scienziato che come avrebbe detto Leopoldo,
non ti può mai dire siamo sicuri al 100%, è quello invece comune, per cui se si tratta della salute di mio figlio o del rischio di morte collettiva, noi invece la certezza la vogliamo al 100%. E secondo me hai fatto bene a rispondere dicendo non c'è nessun rischio, perché per quanto questo rischio non sia da escludere, diciamo, per quanto nessuno scienziato ti direbbe da scienziato questo rischio si esclude totalmente, al giornalista in questi casi è bene dire una sana bugia. Mancano le altre due domande. Voi fino a qui avete capito? Se avete capito voi, a maggior ragione ho capito io. Io ho tutti gli strumenti adesso per scrivere il grosso dell'intervista, mancano le ultime due domande. La prima è: chi finanzia queste cose? Quanto ci costano? Allora, chi finanzia? Questo è finanziato dall'ESA, cioè dall'Agenzia Spaziale Europea, tramite che riceve contributi dagli stati europei che afferiscono all'Agenzia Spaziale, tra cui ovviamente anche noi. Qual è il costo? Il costo di questo satellite, di questo progetto, è relativamente piccolo, sono 800 milioni di euro, che può sembrare una grossa cifra, ma tiene conto anche di tutto il personale che lavora poi per analizzare i dati e ricavarne delle informazioni scientifiche, uno. E se lo confrontiamo con il costo di un calciatore qualunque, vediamo che alla fine il costo non è poi così elevato, è meno di quello che potrebbe essere il costo di una squadra di calcio. Questa era un'excusatio non petita, perché nessuno aveva polemizzato sugli 800 milioni di euro. Ci sono, cioè, i giornalisti, cioè, giustamente, no, hai fatto bene, perché viene spesso criticata questa cosa, si fa sempre la cosa del caffè e del calciatore, c'erano quelli fantasiosi che usavano la Salerno-Reggio Calabria e quindi ti parlavano in termini di centinaia di metri di Salerno-Reggio Calabria, io lo so, e poi invece ci sono quelli costruttivi, quando si affrontano temi complicati così, il consiglio in generale è quello: se si usa una parts destruens si dovrebbe utilizzare anche la construens, cioè anche dire guardate che questi soldi non sono gettati nello spazio, no. Sono soldi che vengono investiti, la maggior parte di questo progetto è realizzato nel nostro paese, sono commesse industriali che vanno insieme ad altre, c'è un tessuto industriale di tutto questo che è quello stesso che ci fa i satelliti per i telefonini, quindi certo. Non pensiate che stiamo parlando dei soldi al vento. Leopoldo. Posso aggiungere una cosa che ho scoperto recentemente, perché mi ero rotto veramente, non dico cosa, che siamo in streaming, quando c'è stato il famoso Salemme che ha detto ma perché andiamo? Allora, un satellite da 500 milioni di euro, che peraltro equivale a un terzo di quello che spende l'Italia in Afghanistan in un anno, per fare niente, e questa è la mia personale opinione, equivale a mantenere 1500 famiglie di persone che ci lavorano per un anno. Ecco. Questo forse in tempi di crisi è ancora meglio della conoscenza, diciamo così. No, si parla di reddito di cittadinanza, ma insomma... E comunque è vero, cioè ci sono tutta una serie di commesse industriali che sono poi arrivate in tutti i paesi europei, e compresa l'Italia, quindi sono parecchi industriali. Poi appunto un'altra cosa importante da dire, che sono gli industriali italiani, e è sempre bene sottolineare che ci sono delle eccellenze, insomma, che noi non, cioè sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista applicativo, questi soldi rientrano in Italia. Anche questo è interessante, perché è stato detto e si ripete sempre, e noi lo sappiamo, che noi diamo i soldi all'Italia per la ricerca scientifica, ma quelli che rientrano sono relativamente pochi, tranne che in questi ambiti qua. Quindi ricordiamocelo, insomma, qui sembra di fare grandi sprechi, ma invece questo è uno dei pochi ambiti su cui l'Italia riesce a riprendersi un bel po' di quello che giustamente, insomma, versa l'Europa. La domanda successiva che ci si aggancia è: ma l'Italia in tutto questo che ruolo ha? È la solita bellissima Italia nello spazio? Allora, dalle commesse industriali abbiamo già accennato, ci sono tutta una serie di commesse industriali, ci sono e da un punto di vista, diciamo così, scientifico, al di là del lavoro industriale, delle commesse industriali che ci sono, c'è una grossissima partecipazione, perché noi siamo, gli italiani sono fra quelli che partecipano, i secondi, diciamo, partecipanti in termini di persone che lavorano al progetto. Non solo, è italiano anche uno dei due responsabili europei dell'analisi dati, che tra parentesi sarei io. Che vabbè, è questo qui. E quindi abbiamo una grossissima parte...
che allora abbiamo una grossissima partecipazione proprio a livello scientifico in ruoli molto importanti da tanti punti di vista. Un'altra cosa che non mi è stata chiesta, che però secondo me è interessante dire, ecco, è che non solo questo è un progetto in cui l'Italia è molto, ha un ruolo molto importante, ma è un progetto in cui l'Europa a livello mondiale ha un ruolo molto importante ed ha un ruolo leader anche rispetto agli Stati Uniti, che hanno cercato per anni di costruire una missione di questo tipo senza riuscirci. Infatti c'è una grossa, diciamo, attesa a livello mondiale per i risultati di questa missione. Quindi questo è molto... Allora, brava, perché come ho spiegato prima, io non ho capito il tuo nome, non te l'ho chiesto? Sì. Valerio, e prima, come ho detto anche a Valerio, io, ma questo è uno stile mio, non so se i miei colleghi lo fanno, però cerco di insegnarlo ai miei studenti perché funziona. Quando ho finito di fare le mie domande chiedo sempre: ma c'è qualcosa che avrei dovuto chiederti che non ti ho chiesto? Perché io non, magari non mi è venuto in mente, o lo scienziato è lì che si sta mordendo. In genere ti dicono cose abbastanza inutili, del tipo l'Italia dovrebbe finanziare la ricerca di più, che lo so, ma non è pertinente con quello che stiamo cercando. In questo caso tu mi hai detto una cosa utile, che può anche diventare un titolo, ti può rendere personaggio, l'italiana che rende possibile il sogno della NASA. La NASA non c'è mai riuscita, ci abbiamo qui quella che invece ci riesce. Questa è ovviamente una forzatura, però insomma, certo non la scriverei, tranquilla, tranquilla. Però insomma può essere, no, l'informazione è un bel gioco, perché aggiunge un elemento di notiziabilità a questa cosa, no? Che appunto gli americani non ci sono mai riusciti. Quando l'India è arrivata su Marte, questa cosa che gli americani avessero fatto 45.000 lanci in India 1, era bellissima ovviamente, quindi insomma... brava a considerarla così. Una cosa, per le scienze un'intervista così andrebbe bene, io ci devo mettere comunque un pochino più di pathos, sempre devo trovare un attacco, un pochino effetto, che poi magari viene dettagliato, non necessariamente c'è un errore, ovviamente è una sintesi, quindi magari se ti intervisto davvero incalzo molto, molto, molto di più per almeno tirarti fuori, ma è stato emozionante vederlo partire. Per un giornale io poi dopo trascrivo quel che mi dici, se fosse per la radio io ti educherei un pochino anche a questa cosa qua, perché è bello anche dire che è bello, ecco, anche sì, se noi non facciamo scienza perché sì, è bello, sì, ovviamente, però... No, è vero, è stato estremamente emozionante, sono stata invitata a vedere il lancio, e che è stato nella base spaziale di Kourou, che è nella Guyana francese, da cui vengono lanciati parecchi satelliti europei, e è stato estremamente emozionante perché finalmente ho potuto vedere Gaia, vederlo prima che venisse messo dentro la fusoliera per poi essere lanciato. Sembra una cosa banale, però è circa 15 anni che sto lavorando su questo progetto. Essere riuscita finalmente a vedere questo oggetto che abbiamo messo insieme è stato estremamente emozionante, e anche emozionante è stato il momento del lancio, che è un momento, come dicevo, estremamente critico. Tutto può andare storto, il satellite può esplodere, può essere perso e non può essere più rintracciabile, guidabile, diciamo rintracciabile da terra in qualche maniera, può succedere di tutto. E noi abbiamo assistito al lancio dalla sala di controllo, abbiamo visto questa cometa che si alzava, eravamo a 5-6 km di distanza perché il rumore è molto forte del lancio, abbiamo visto questa cometa che si è alzata all'alba, quindi una luce bellissima in cielo, e la cosa che mi ha colpito molto è che ero molto concentrata su quello che stavo vedendo, cioè questo satellite che si alzava, ed ero estremamente concentrata sulla voce dell'operatore che stava dicendo come stava andando il lancio, ossia i parametri di temperatura eccetera sono tutti normali, il lancio sta riuscendo, è tutto a posto, e lo ripeteva ogni qualche minuto, quindi ero talmente concentrata su questo che non ho sentito il rumore del satellite quando poi mi è passato sopra la testa, e me ne sono accorta quando poi ho sentito i commenti degli altri. Mm-hmm. Ti sei accorto che il rumore è arrivato più tardi, non me ne ero accorta. Questa è stata ovviamente la risposta più bella che ci ha dato, e che se l'intervista dovesse uscire a ridosso del lancio io la metterei in apertura. 15 anni di lavoro, una grande emozione, talmente tanta che non ho sentito il rombo del satellite che parte. Brava, volevo aggiungere una cosa che mi sono però... Ah sì! No, vabbè, no, era una boutade. È sempre interessante quando ci sono le donne che partecipano a queste cose. Sono donna anch'io, quindi non sto facendo un commento becero, però è sempre carino perché hanno più coraggio nel dire emozionante. I maschi si cacano sotto a dire una cosa così. È anche divertente scoprire, no, che poi uno... Come ti sei vestita quel giorno lì?
a caso, perché non abbiamo un protocollo per vestirci in queste occasioni. Non avevi la felpona? No, la felpona non ce l'avevo, eravamo in clima tropicale, era molto umido, era molto caldo, avevo una canottiera, devo ammettere. Probabilmente non andavo, me lo ricordo. Però ti ricordi, non ero probabilmente adatta a una foto ufficiale. Ecco, invece questa canottiera, però te lo ricordi, vuol dire che un po' ci hai pensato. No, questo è importante perché, se ci fate caso, soprattutto negli ultimi anni, quando si parla di spazio, c'è sempre il video in streaming, perché funziona tantissimo. Ricordatevi di quando a Comazzo ha visto arrivare la cosa. Quello gli italiani l'hanno capito, gli americani no, gli inglesi avevano avuto il problema con la pin-up che a noi ci ha distratto un sacco, però effettivamente era molto emozionante vedere questo che, ma nemmeno, poi ci vai a parlare e Andrea Comazzo è uno invece misuratissimo, ma lì era non si teneva nella pelle. E questo momento molto emozionante della cosa funziona ovviamente tanto bene che appunto le agenzie spaziali si sono attrezzate per farvelo vedere in streaming, perché è bello vedere lo scienziato, che tutti immaginano un topo di cosa, insomma, da computer, che invece in quel momento lì, cavolo, ma nemmeno se avesse fatto gol lui. Allora, io sono soddisfatta di questa intervista. Vuoi provare a riassumere il tuo curriculum nelle famose 800 battute? Il curriculum, come me lo ha stato chiesto? No, il cognome e a seguire. Sì, Antonella Vallenari, mi sono laureata a Padova, dove ho fatto il dottorato, poi ho lavorato all'Università di Bonn per alcuni anni e poi ho avuto una posizione qui in Italia. Adesso sono da alcuni anni, sono appunto, lavoro su Gaia da circa 15 anni e sono in questo momento uno dei due responsabili europei del consorzio che analizza i dati scientifici che arrivano da Gaia. Se te lo posso correggere, prima ho fatto l'esempio di un postdoc, quello che ho improvvisato. Nel tuo caso tu hai un ruolo importante, comincia da quello. È responsabile dati di Gaia, ha studiato a Padova e a Bonn, oggi è professore a Padova, è affiliato questo e quello e da 15 anni segue la missione. Ho capito, a partire dal... Quella è la cosa più importante nel tuo caso, siccome tu hai un ruolo importante, io ti intervisto per quello, ovviamente, quindi mettilo sopra, però questo poi si aggiusta, poi in redazione semmai c'è Giovanni che mi dice ascolta, non posso mettere... però lì se arriva un compromesso nessuno te la camuffa, ecco, quella non ti preoccupare. Ci sono domande? C'è qualcuno che vuole provare a dire qualcosa, obiezioni, osservazioni? Vi è mai capitato di essere intervistati? Nessuno di voi è mai stato intervistato? Pascolini. Qualcuno ha detto anch'io? Ah, ok. Da chi? Ok, va bene. Sì, anch'io era comunque un convegno per il quale avevo partecipato, poi dopo mi sono fatta un'intervista alla quale io ho risposto con tantissimo imbarazzo, ma diciamo, okay. Infatti, l'importante è capire che bisogna andare abbastanza al sodo e che bisogna dirlo come si direbbe a proprio nipotino. Guarda, io vado tra le stelle, ho costruito una macchina che va tra le stelle, perché capire dove, come si muovono ci aiuta a capire come è nato l'universo, ed è una cosa bellissima se ci pensi, perché bla bla. Dopodiché il giornalista ti fa altre 40 domande, però ha capito di cosa si sta parlando. Tu invece? TG3 su cosa? Io studio le frane, quindi su chi stesse studio geologico. E come ti sei trovato? Qualche problema, perché i tempi sono molto costruire una risposta in 10 secondi. Esatto. Adesso io nella seconda parte ho qualche consiglio appunto su come interagire con una bestia come me quando arriva per la radio o per la TV. Per il TG può anche capitare che non arrivi il giornalista, che arrivino soltanto gli operatori con il fogliettino con le domande. Lì sono guai, perché l'operatore sveglio vi dà una mano, altrimenti voi dovete trovare il modo di riassumere veramente molto bene, e in un caso come il tuo immagino di non gettare nel panico gli spettatori, di non correre il rischio di denunce e così via, che non è una cosa ovvia, cioè tu... Sei stato anche fortunato. Io sono a posto con te, grazie, molto piacere.
Allora, se siete d'accordo, io vado avanti. Nella seconda parte ho veramente pochissimi consigli, ma se volete li vediamo uno a uno. Per esempio, cominciamo dalla radio. Allora, ogni programma radiofonico ha il suo stile, quindi quello che vi dico io non vale per tutto. Esiste anche una teoria della costruzione della radio e vedrete che se incontrerete i teorici vi diranno: ma è una radio a flusso o una radio a programmi? Una radio a flusso sono quelle radio come Radio 3 in cui ci si richiamano un l'altro, in cui l'impronta della radio è molto importante, quindi se vi chiama una radio che voi non conoscete potreste essere un pochino in imbarazzo. Una radio a programmi è un pochino più tipo, diciamo, avete presente il ruggito del coniglio, che la gente ascolta il ruggito del coniglio e poi tipicamente spenge. Non c'è una distinzione precisa tra questi due tipi di radio, però insomma, né tanto vi interessa a voi, però insomma sappiate che anche sulla radio esiste una teoria, esistono gli studi eccetera e si comincia così. In generale anche alla radio si parla abbastanza in fretta, sebbene ci siano poi radio come le radio culturali che danno molto più fiato, alcune delle risposte sue erano anche perfettamente nei tempi radiofonici, per dire, della mia radio, di Radio 3. Non lo sarebbero stati per un GR. Per un GR avrei fatto ripetere fino a un'unica frase. Esistono radio tematiche, tipo le radio dei tifosi della Roma, per esempio, esistono radio o le radio di classica, esistono radio generaliste, esistono radio ironiche, radio molto registrate, radio con molta diretta e così via. In generale si parla del clock di una radio, quindi se vi intervista Radio 3 e l'ascoltate prima, avete fatto una bella cosa, quindi conviene sapere con chi si sta parlando. Questo vale più o meno con tutti, nel senso che tutte le volte che voi parlate con qualcuno più lo conoscete meglio funziona il processo di comunicazione, più lo rispettate, più lui interagisce con voi. Con una radio magari il consiglio è provare a sentirla, se avete un giorno, no? Se vi chiama Radio 3 Scienza e vi dice martedì hai tempo, magari lunedì ascoltate la trasmissione o l'ascoltate in streaming o col podcast, però questo aiuta. Ovviamente conviene capire la notizia o la storia, è quello che noi chiamiamo taglio. Il taglio esiste anche nella carta stampata, esiste tutte le volte che si racconta una storia, che si racconta una notizia, come i sarti, noi prendiamo della materia grezza e le diamo una forma. La materia grezza è quella, però poi io posso fare dei pantaloni molto diversi a partire dalla stessa stoffa. Significa che io posso decidere di parlare dei vaccini, che ne so, vedendo le emergenze del momento, cercando di capire perché l'allarme degli istituti superiori di sanità. Oppure parliamo dei vaccini, però cerchiamo di capire i dubbi dei genitori. Oppure parliamo dei vaccini, ma cerchiamo di capire perché ci sono tutte queste bufale. Ovviamente, a seconda del taglio, io decido l'ospite. E decido insieme a voi qual è il messaggio da dare. Voi siete gli esperti, però è abbastanza importante capire quali sono gli obiettivi. Alle volte siamo d'accordo, alle volte no, alle volte può essere che io intervisti voi, non nel caso dell'astronomo, ma nel caso del geologo, per capire se ci sono delle responsabilità. Quindi io non faccio un'intervista accomodante, comincio col dire: ma questa cosa si sapeva che sarebbe avvenuta, era prevedibile, e se era prevedibile è stata prevista, e se è stata prevista perché non siamo intervenuti? Com'è possibile che ogni autunno ci siano 4 morti in Toscana, 5 morti in Piemonte, 15 in Liguria, sono sempre le stesse regioni, e poi c'è la Campania, ogni anno diamo. In questo caso qui è ovvio che un po' ci si mette d'accordo, ma un po' no, e io faccio il mio mestiere di giornalista. In trasmissioni come gli approfondimenti o come le trasmissioni di, come si dice, insomma, quelle di attualità o in cui si discute, c'è spesso il tempo di fare due chiacchiere. Se c'è il tempo di fare due chiacchiere, approfittatene, perché parlare aiuta a rendersi chiare le idee. Valerio l'ha capito, insomma, più ti facevo domande, più tu capivi, no? Cosa c'era? Aspetta di nuovo, è così. Esatto. Magari tu mi puoi dire: guarda, non ho fatto in tempo, ci risentiamo tra 2 ore. Con le radio tipo la mia c'è il tempo di fare queste cose e convengono a tutti. Ovviamente qui ci sono dei piccoli escamotage psicologici: se noi parliamo troppo, poi quando voi andate in onda siete frettolosi e sciatti, quindi un pochino conviene lasciare in sospeso. Ogni tanto è meglio che voi parliate con una voce diversa da quella che poi sentirete in onda, semplicemente perché così non avete l'impressione di parlare 2 volte con la stessa persona.
oppure si cambia la scaletta e non vi si dice, o al contrario si cambia la scaletta e vi si dice. Dipende un po', cerchiamo di capirci. È un giochino di sottile psicologia alle volte quello del redattore radiofonico, anche perché questa è la differenza importante: in radio va in onda la vostra voce. Ok, io entrambe queste interviste le avrei trascritte e modificate moltissimo, ribaltate, aggiustate, avrei scritto delle frasi migliori, avrei messo in cima la metafora e dopo il resto, avrei fatto cose così. Alla radio non si può. Alla radio siete voi, se è in diretta siete voi senza paracadute e anche senza paracadute anch'io, quindi io vi interrompo, vi faccio una domanda, vi porto, ma se non si capisce, non si capisce. Può essere interessante sapere se ci sono altri ospiti. E poi questo io l'ho aggiunto perché proprio ieri ho avuto delle difficoltà inattese. E che cosa devo fare? Tecnicamente non è così ovvio, e voi buttate giù il telefono e dite: ma aspettate, mi chiama lui, devo chiamarlo io, su che numero, devo avere l'auricolare, posso tenere la radio accesa, se sono in treno come faccio? Chiedetele tutte queste cose qua, perché ogni tanto noi non le diciamo, ma l'auricolare ogni tanto è sfiga, non abbiamo mai capito perché. Avere troppe sorgenti, tipo la radio accesa nella stanza accanto, un altro che vi telefona, così può creare dei grossi problemi. Il viva voce non si usa mai. Se siete in due che dovete fare la stessa intervista per il vostro collega, il telefono fisso che si passa, a voi sembra una figata, benissimo, mentre passate il telefono il conduttore parla e nessuno dei due sta sentendo niente, quindi chi prende la cornetta dice e quindi non si fa. E quindi chiedetele queste piccole cose tecniche, perché ogni tanto al redattore sfuggono. E l'altro giorno, per esempio, io ieri, siccome intervistavo una persona di cui ho il cellulare sul cellulare, mi sono dimenticata di darlo al mio collega di redazione. Ho spento il cellulare, sono andata in regia, ho cominciato la mia puntata e il mio collega non aveva il numero. E allora loro mi hanno messo sotto il visore un foglio con scritto: codice sblocco tuo telefono. Il visore aveva la luce spenta, quindi io, ammazzandomi così, ho letto questa frase incomprensibile, ho detto: non ho capito. Però dovete parlarvi mentre state lì e vi parlate, tutto quello che dite va in onda, insomma, il rischio pasticcio è infinito. Quella mi è entrata in studio per farmi rivedere sto foglio, io continuavo a non capire che ci devi fare col codice sblocco mio telefono. Lei avrebbe potuto dire: zitto e dammelo, che sarebbe stata la risposta migliore. Io le ho scritto lì il codice, mentre glielo davo mi sono resa conto che c'era anche il PIN, allora l'ho dovuta richiamare indietro. In onda nessuno si è accorto di niente, ma è stato un casino terrificante. Gli ho dato sta roba, i miei colleghi sono riusciti a accendere il mio telefono, avere accesso alla mia rubrica, prendere il cellulare di sto qui era uscito per mettersi in un posto silenzioso, perché nel suo ufficio c'era gente che parlava, e si è infilato in un punto dove non prendeva il telefono. Quindi io sono andata avanti, tipo dovevo fare la prima intervista con lui, ci ho fatto la seconda. Uno poi improvvisa, siamo tutti addestrati a evitare che gli ascoltatori se ne accorgano, però ecco, possono succedere queste cose, non è proprio il massimo. Allora, se capita il GR, il problema è esattamente come nel caso del TG, è una intervista telefonica tipicamente registrata che viene tagliata. Ascoltate voi stessi un GR, cercate di capire quanto restano sulle frasi dell'intervistato, pochi secondi, quindi se voi registrate un'intervista al GR e ci state un minuto, siate pur certi che vi verrà massacrata, quindi imparate a pensare che tanto le domande sono sempre quelle, noi cerchiamo 5 punti più 1 oppure quelle cose lì, non è che che si risponde, oppure quelle che ti ho detto a te nel caso della geologia o cose così, ma che si risponde in fretta e soprattutto si dà prima la risposta e poi la spiegazione, che è l'esatto contrario di quello che fanno gli scienziati. Cioè, se io ti chiedo: questa cosa è una scoperta importante, voi non dovete cominciare da: beh, 10 anni fa si pensava che, perché io quella roba la taglio, a maggior ragione se devo mandare in la vostra voce. Voi alla fine direte: quindi adesso è importante perché, e sarà molto più brutto di come verrebbe se voi diceste: certo che è importante, perché è una cosa che conferma una teoria che girava da 10 anni e che oggi ci permette di impostare una nuova terapia. Zoom, taglio. E io ti dico: ah, perché nuova terapia? Beh, perché sapendo la causa di questa cosa qui, noi possiamo, eccetera. Così, ok? Quindi prima la risposta, poi la spiegazione sintetica e poi fidatevi che deve essere una cosa, si dice, a lucertola nel nostro mondo. Io taglio la coda, ma la cosa importante è la testa, e la testa deve contenere l'informazione che io cerco. Dopodiché, se voi ascoltate con attenzione, come se leggete con attenzione un quotidiano o un mensile, o ascoltate con attenzione un GR, vi rendete conto
esattamente di che cosa va in onda e di che cosa viene schifoso in onda, no? Di che cosa non si capisce. Vabbè, sono pochi secondi, sono estrapolazioni quasi sempre di frasi più lunghe. Quindi, anche qui il giornalista sta cercando le 5 W più 1. Il vostro virgolettato è una delle 5 W più 1. Molto probabilmente il più 1, cioè il perché. Molto probabilmente, ma non è detto. Può anche essere che vi si chieda le 5 W. Il bambino è migliorato perché in anestesia siamo riusciti a capire che aveva un problema di questo tipo. Il bambino cosa ha fatto, dove l'ha fatto, come, quando e perché. Vabbè, io ho messo queste cose qui, aiutatela a non fare errori, non volevo impietosirvi, insomma. Con il tempo, con il quotidiano di approfondimento, ecco, io qui vi ho messo Radio 3 Scienze, questo è il nostro logo, ci saranno tempi più lunghi, è più o meno l'analogo di quello che è successo con le due interviste. L'intervista col GR sarà molto più concitata e presumibilmente non potrete chiacchierare tanto con il giornalista come non succede con il telegiornale. E, fatto pasticcio, ho scritto due volte le stesse cose, scusatemi. E invece in un programma insomma di approfondimento questo tempo ci sarà e alle volte si potrà anche andare in studio, che è un grosso vantaggio. Allora, qui vi chiederei di fare un giochetto. Come vi ho detto, in radio quello che viene onda è la vostra voce. Non ci sono le immagini, quindi le immagini vanno raccontate, come ce le ha raccontate prima lei, con le due palline, le galassie che si allontanano, eccetera. Quella era un'immagine mentale, lei l'ha saputa evocare. Però in radio c'è questa questione del tempo, che è assolutamente, vi assicuro, impossibile da valutare. Allora io voglio due cavie per capire come ve la cavate coi tempi. Due cavie? Mi fate fare peromelo? Cronometro? Allora, qui c'ho... Leopoldo, scelgo a caso? Allora, facciamo... maglione verde? Vai, no, di nuovo no. Tu! Ok. E poi facciamo... Facciamo occhiali, montatura rossa? Nessuno? La tua è marrone? Vai, ce ne abbiamo, ok. Allora, tu dovresti parlare per un minuto e tu dovresti dire per quanto ha parlato, ok? Il tema è cosa faccio nel fine settimana. Per un minuto, ma un minuto poi mi interrompi tu o devo supporre io? No, tu parli per quello che tu ritieni essere un minuto e lei ti dice... No, tu fregate, no, tu sei un ascoltatore, stai lì, insomma. Tu devi parlare per quello che tu ritieni essere un minuto e vediamo se ci stai dentro e lei alla fine quando io dovrà dire guarda hai parlato tanto di più, tanto di meno, hai parlato esattamente per un minuto, non contare. Va bene, ok. Va bene. Quindi devono girarsi. Ok. Non vi preoccupate, io qui avevo messo gli occhi chiusi, però io ho paura che a occhi chiusi poi lei conti. No, infatti, sì. No, normale. Allora, il tema è cosa fai questo fine settimana? Il tema è cosa faccio questo fine settimana? Hai bisogno di 5 secondi per pensarci o lo sai già cosa fai questo fine? Ma delle cose veramente molto interessanti. Siamo entusiasti di davvero interessanti. Allora, pronti, attenti? Vai. Allora, nel fine settimana direi che mi sveglierò alle 6 con l'invidia di tutti quelli che sono nell'aula, perché c'è mio figlio che verrà a chiamarmi urlando che vuole del latte. Poi spererei di leggere la rassegna stampa, ma non riuscirò a leggerla e quindi dovrò leggere un'ansa tra una pappa e l'altra, però solamente l'ansa, non potrò leggere tutti gli inserti, non potrò leggere il cartaceo, non potrò guardare insomma tutto quello che mi interesserebbe, potrò ascoltare un po' di radio se mi capita, se sarà bel tempo potrò andare a fare un giro in bicicletta, potrò andare all'orto botanico, se sarà brutto cercherò di far passare il tempo facendo del teatro in casa, vedendo degli amici, stando tranquilla. Secondo me non è ancora un minuto, però il mio fine settimana non è così appassionante, quindi penso che potrò smettere. Come se l'è cavata? Forse metto un po' di più di un minuto. Cioè, magari quando... Adesso giriamo, adesso facciamo il contrario. Ok. Quindi tu dici che lei ha parlato più di un minuto. Sì, io forse... Fatevi un'idea. La concezione del tempo è vaga. Non ho orologio da anni, quindi non sono abituata a vederlo. Per cui, boh.
Adesso il tema è lo stesso, pronti, attenti, vai. Questo fine settimana sarò a Padova, per cui non ci torno da parecchio alla mia città, e quindi ne approfitterò per stare un po' con gli amici e vedere persone che non vedo da tanto tempo. Probabilmente domani accompagnerò una mia amica in aeroporto, perché se ne andrà e venta qui per questa bellissima conferenza, però purtroppo se ne deve tornare in Olanda. E poi farò un sacco di valigie col cambio vestiario, estate-inverno, e mi prenderò il mio valigione gigante per tornarmene a Trieste col treno delle 20:15 di domenica sera. Quando arriverò a casa domenica sera dovrò pulire casa, perché nel weekend l'ho fatto, per cui mi aspetto una lunga nottata di domenica notte. Secondo me, di nuovo, non è ancora passato un minuto, però appunto questa sera probabilmente andrò a mangiare una pizza con gli amici, però non so dove, perché non ho ancora ricevuto il messaggio di conferma. Adesso però mi fermo. Ok. E quanto... Volete venire anche voi? Ha parlato, secondo te, meno di un minuto. Allora, posso darvi la soluzione? Hanno entrambi parlato meno di un minuto, lei 55 e lei 58. 58, infatti. Quindi lei è stata lei ci ha beccato un minuto, sei riuscita. Perché lei si è dimenticata il marito. Infatti. Quindi siete state brave a tenere il tempo, meno brave a valutarlo, però. E tu hai mosso troppo il microfono. Allora, no, una regola così, questa vale soprattutto per il pubblico. I destri, che tengono il microfono con la destra, che sono italiani, fanno così ed è un disastro. Allora, o siete capaci di stare fermi con la mano destra e di parlare con la mano destra, o il microfono tenete con la mano sinistra, per esempio. E così con la destra fate il cavolo che vi pare, ok? Si parla dentro il microfono, si parla a una distanza di questo tipo, e si cerca di guardare gli altri per capire se ci stanno seguendo. Tu invece tendevi a fare così, forse anche per questo che ascoltarti è stato abbastanza difficile, a lei il tempo è sembrato più lungo. Tu il microfono lo tenevi bene, comunque insomma nessuno dei due ha riempito il minuto, ma questo vabbè. Comunque avete visto, un minuto è tanto, parlare per un minuto, cioè anche di cose che vi sono familiari, non è per niente facile, cioè un minuto è un sacco di roba. A questo punto io faccio sempre fare un gioco che è noiosissimo, che è quello degli occhi chiusi. Cioè che se adesso noi chiudiamo gli occhi, li teniamo chiusi davvero un minuto, ci facciamo due palle così. Volete fare l'esperimento? Sì. Lo facciamo? E quando si riaprono gli occhi mi dite quanto vi siete annoiati e a cosa avete pensato. Perché un minuto è infinito. Quindi alla radio, quando vi si dice risposte intorno al minuto, voi lo so che poi se dovete parlare di cose vostre, del vostro lavoro, poi insomma uno va dritto. Chi vi ascolta si annoia. Cioè ascoltare la stessa voce, l'avete sentito, per 55 secondi, soprattutto se uno cantilena o se uno non sa cosa dire o eccetera, può essere così. Se uno sa cosa dire, comunque non è il massimo della vita, perché dopo un minuto con la stessa voce, senza niente alle spalle, senza il colpo di scena, la battuta eccetera, è difficile, tant'è che i conferenzieri bravi si esercitano a tenere l'attenzione su o a alternare una cosa buffa, una cosa... Allora chiudiamo gli occhi, aspettate, non sveglia cronometro. Chiudete gli occhi. Via. Lungo un minuto. Stop. È tantissimo un minuto. È tantissimo. Considerate poi che l'ascolto radiofonico non è un ascolto attento, nessuno riesce a stare davanti a una radio come voi siete stati adesso fermi così. Quindi a maggior ragione chi ascolta la radio in genere è in macchina o sta facendo cose, magari sta facendo le pulizie, no, sta facendo cose così,
E se per un minuto è così faticoso restare a occhi chiusi, immaginatevi com'è faticoso restare concentrati. Quindi il ritmo della vostra voce dovrà essere un po' coinvolgente, ci dovete infilare la cosa e vedrete che il bravo conduttore è uno che a un certo punto vi ferma, vi molla la battuta o vi interrompe quando voi state prendendo fiato, in modo che non sembri un pestarvi le gambe, però vi dà il ritmo e dovete fidarvi del fatto che lui il ritmo con l'esperienza se l'è fatto, voi no. Allora, due consigli invece tecnici, questo vale più o meno quasi sempre nella comunicazione diretta, quella in cui non c'è il giornalista che trascrive le vostre frasi. Prima le cose più importanti, le introduzioni dopo, niente lunghissime introduzioni storiche. Le frasi semplici e brevi, perché chi taglia, tagliare un inciso è un disastro, e soprattutto, se vi rendete conto, chi parla e chiude davvero tutti gli incisi è davvero molto bravo, ma quasi nessuno di noi lo fa. Se vi esercitate, un giorno andate in paranoia e ascoltate come parlano i vostri amici, i vostri colleghi, i vostri parenti, vi rendete conto che nessuno riesce a chiudere gli incisi. E vi rendete conto che chi chiude gli incisi è davvero un bravo oratore, in genere ci sta pensando. E io, per esempio, in radio non apro mai più di una subordinata. E le relative rompono tanto le palle e così via, quindi fate attenzione anche a questa cosa qua, poche subordinate, niente frasi in sospeso, metafore, esempi sempre, perché state parlando con la vostra voce, quindi dovete costruire delle immagini mentali, semmai appoggiatevi a quelle che abbiamo già, la pallina da tennis, tutti ce l'hanno in testa, no? No alle esitazioni, gli sono terrificanti, possono essere noiosissimi anche quando si parla tra amici, ma alla radio sono una cosa... Purtroppo alla radio dobbiamo dare anche importanza alla qualità estetica di una voce, alla qualità, che ci sono voci migliori di altre. Tipicamente le voci basse si ascoltano meglio delle voci troppo acute, e le persone che hanno difetti di pronuncia o che balbettano in radio sono molto faticose, uno deve essere anche un po' spietato. No alle divagazioni, anche le frasi laconiche possono rompere le palle, cioè se io ti dico, deve essere stato emozionante, la risposta è sì. questa emozione non la state trasmettendo molto. Dati numeri, poi c'è sempre quello che in radio ne approfitta perché la sua voce sta andando in onda in diretta e non c'è quel rompipalle di giornalista che trascrive, taglia e decide e che fa tutta la sfilza dei collaboratori. Questo articolo l'abbiamo firmato io, Paolo Rossi, Marco Bianchi, Giovanni Pè, Luigi, perché poi c'era anche Antonella Cose. No, cioè chi se ne frega, li ringraziate di persona, li invitate a cena fuori, ma non fate l'elenco, perché nessuno sta prendendo appunti, nessuno se li ricorderà mai, non ha veramente nessun senso darli. In generale, alla radio, alla TV, eccetera, se il tema è un po' spinoso, non arrabbiatevi, perché ricordatevi le iene con stamina. I professori rabbiosi ci hanno fatto, li hanno trasformati in dei buffoni, e con loro tutta la scienza che loro stavano rappresentando. Quindi cercate di mantenervi, solidi, di mantenervi sicuri, no? Cosa avete da nascondere? Ogni tanto anche sorridere, mostrare simpatia, purché non diventi viscidume, però insomma può essere una cosa rassicurante, no? Ecco, esattamente come si fa nelle presentazioni dal vivo, ogni tanto ricordarsi che c'è qualcuno che sta ascoltando e quindi parlare così, insomma, non è proprio il massimo del rispetto per l'interlocutore. Infine, questo vale per la radio, mai scriversi prima le risposte. Quando prima io vi ho detto si parla col redattore prima, ma non approfittatevene per fare i temini, perché poi vi verranno due tentazioni, quello di leggerlo e quello di imparare la memoria. O di imparare la memoria, o insomma, o lo saprete troppo bene, vi verrà una cantilena insopportabile, che renderà ancora più difficile la cosa. Cioè, leggere bisogna saperlo fare. E vi assicuro che anche chi ci mette l'impegno e il tempo che ci possa aver messo io, può darsi che non riesca veramente a imparare a farlo in una maniera che sia gradevole all'ascolto. E infatti, se pensate, anche gli spot radiofonici, le sigle, eccetera, si fanno fare agli attori, non le faccio io. C'è un attore che viene anche solo per registrare 20 secondi, però viene lì e legge. La libertà non è gratis, Obama, perché io non sono capace. Quindi alla fine l'ascolto radiofonico è un ascolto veloce, volatile, non particolarmente attento, che in un istante diventa una noia mortale e quindi bisogna essere accattivanti. Invece la TV. Allora io ho messo TV is boring, tu che hai fatto tre prove per tirare fuori 10 secondi
Lo avrei capito, la TV ha dei tempi molto più complicati perché è una macchina molto più complicata. La radio si fa in fretta, vi telefonano, voi dovunque siate, vi fermate, vi mettete sotto una tettoia se piove e parlate. La TV non è così, sia che sia diretta, sia che sia registrata, sia che sia in studio, sia che sia a casa vostra o nel vostro laboratorio, si viene in tanti perché c'è l'operatore, c'è il fonico, alle volte c'è il regista, c'è sicuramente l'inviato, sicuramente dipende dal TG e dai tempi che uno ha, insomma comunque possono arrivarvi quattro persone come niente, anche di più. Non solo per fare delle cose apparentemente molto semplici, che voi quando guardate la TV vi sembra di vedere una bischerata, no? 30 secondi così, ci possono volere ore perché la luce deve essere perfetta, l'audio deve essere perfetto, e la ripresa del dettaglio deve funzionare molto bene, non deve essere dissonante con quello che l'ascoltatore sta ascoltando, no? Cioè devono essere immagini coerenti per costruirvi una storia che a voi non arriva solo tramite le orecchie ma anche tramite gli occhi. E quindi ha dietro uno studio un pochino più complicato che coinvolge talmente tanta gente che ci vuole del tempo a metterli anche d'accordo tutti. Dopodiché loro arriveranno, dovranno montarlo e così via. Quindi 40 secondi di TV costano un lavoro molto importante, molto lungo a un sacco di gente, perché poi ci saranno i montatori, gli editori, bla bla bla. E allora i consigli sono quelli di prima, questo è un copia e incolla da prima brutale, quindi anche di fronte alla TV si parla in maniera semplice, poche subordinate, poche prima la frase che è veramente la risposta e poi la spiegazione. Del resto, se il tuo bambino ti dice mamma voglio spaccare il piatto, tu gli dici no, il piatto non si spacca. Uguale con un giornalista, ma corriamo dei pericoli? No, non c'è tanta differenza, no? Non è che dici non va bene il piatto e quindi non lo puoi rompere. Cioè, prima gli dite no, stai fermo che il piatto si rompe, esattamente così. In più, durante cioè quando si registrano cose per la TV, fate attenzione, vedrete a chi capiterà, che spesso ci sono delle tecniche per cui si fa campo e controcampo, quindi vi chiederanno di ripetere le cose due volte perché bisogna fare la vostra faccia e la faccia sua se c'è un'unica camera, no? Quindi mentre parla lui e mentre parlate voi. La camera è una, quindi bisogna rigirarla e rifare il teatrino. Il teatrino vuol dire la vostra faccia che fa delle cose così. Ogni tanto quindi voi sarete inquadrati durante la domanda e avrete un fastidio terribile, perché ci sarà uno qui che magari nel frattempo sta parlando, non si sente, sta parlando con... Ci sarà questo con la telecamera e voi dovrete riuscire a dare un'immagine composta di voi stessi. Si guarda l'intervistatore, non si guarda quasi mai in camera, a meno che non vi venga detto. Questa è una cosa che tutti gli scienziati sbagliano. Tu ci porti la telecamera e tutti guardano lì come il documentario della BBC. No, parla a me. Cioè, io sono un essere umano, si parla. Mentre l'intervistatore parla, non si dà segni di noia o di impazienza, si sta fermi e si ascolta, esattamente come se non ci fosse la telecamera, no? Ci parliamo come al buffet, è buona la cosa, esattamente, si sta fermi e si ascolta, non si comincia a fare, oh no, perché? Ah, quelli che chiudono gli occhi, cioè immaginatevi questo che vi sta facendo una domanda, che non sa niente di voi, è arrivato lì con la telecamera, e voi... ci sono cose, ci sono quelli che si toccano il viso, quelli che accavallano le gambe, anche accavallare le gambe è un segno di insicurezza. Io mi scrocchio le dita, per esempio, ho imparato a non farlo, ma devo fare un certo sforzo. Se dovete fare un gesto, fatelo con calcolo o recuperatelo. Io adesso mi sono grattata la schiena, non elegante, poi ho fatto così, ho fatto finta che fosse un gesto teatrale. Ok, abbiate un po' consapevolezza del vostro corpo. Questo funziona anche quando farete il FameLab, eh? Quando farete il FameLab sappiate che si parla stando frontali e che chi vi sta guardando vi dovrebbe guardare con interesse, quindi non dovrebbe essere distratto da cose strane, così, ecco. In generale dovete trasmettere sicurezza, come dicevamo prima, perché voi siete l'autorità, siete lo scienziato che ci sta spiegando una cosa e in quel momento rappresentate tutti gli scienziati, quindi avete anche un carico di responsabilità. Molto probabilmente stiamo parlando, cioè io se intervisto Valerio, poniamo, lui mi fa, è l'astronomo di riferimento, io al mio capo dovrò dire perché proprio Valerio? Beh, perché ha utilizzato quel trapano lì, allora in un certo senso li rappresenta tutti in quel momento. Chi ci guarda deve pensare che non ci sia niente da nascondere, la domanda a chi vi ha finanziato questa ricerca non si comincia a dire no, beh, cioè c'è stato, perché poi, il bando di concorso, non si fa così, no, perché se no uno dice oddio, chi gliel'ha pagata, il nuovo ordine mondiale, che il mio è quello che paga me, quindi, scherzo. Si deve essere accoglienti, le domande non sono mai cretine, le risposte invece corrono il rischio di esserlo tantissimo.
e in generale dovete portare rispetto a chi vi sta parlando, perché se quello si arrabbia poi quando vi monta con un po' meno di rispetto, anche se non per fare vendetta, però semplicemente in tante occasioni mostrare simpatia, mostrare comprensione, mostrare curiosità, mostrare rispetto è anche un po' una garanzia del fatto che poi il lavoro venga fatto nella maniera migliore. Per esempio, se io intervisto qualcuno e mentre sono lì che monto ho un dubbio, se questa persona mi sta simpatica, ci hanno scambiato il cellulare, io lo chiamo, se mi è stato antipatico, perché? Chi me lo fa fare di cominciare a chiamarlo con questo che ricomincia a dirmi voi giornalisti non capite niente, così. Invece se c'è stata simpatia è molto più semplice che poverino, che facciamo tutti quanti un buon lavoro. Un buon lavoro che nella maggior parte dei casi, non sempre, nella maggior parte dei casi arriva a essere la costruzione di una buona immagine della scienza, un'immagine sociale che rende tutti quanto noi, che poi noi siamo pubblico e scienziati insieme, ma insomma che rende tutti quanti noi consapevoli del fatto che questa è un'impresa culturale, l'impresa culturale di traino della nostra collettività, eccetera, e descriverla bene, raccontarla bene, non come un posto di bislacchi, di gente un po' mattacchiona che fa cose strane, lancia satelliti tra le stelle, ma descriverla come un'impresa culturale seria è, diciamo, l'obiettivo di entrambi, dovrebbe essere l'obiettivo di entrambi. In questo si può costruire anche un'alleanza. Ultimi consigli della zia: vestitevi bene, ok? Come per la foto, non venite con la giacca, veramente, cioè in TV io ho visto arrivare il professore con le patacche, no, veramente, ve lo giuro, che poi c'è la costumista che impazzisce e tira fuori dei maglioncini che questo nemmeno all'asilo se li sarebbe messi, no? Altre volte, no, situazione in cui quello arriva vestito da cresima, ma non c'è bisogno, insomma. Però ecco, cercate di capire che non è così difficile, ma tutti quanti abbiamo degli amici. Lasciate che vi trucchino, anche i maschi, lasciate che vi trucchino. Ci saranno delle luci, quasi sempre, non sempre se sono in esterna, no, però se venite in studio ci saranno delle luci, se vi danno fastidio ditelo, non costringetevi alla tortura di stare coi fari negli occhi, insomma, ditelo, le cose si possono rifare quando si registra e l'obiettivo è quello di fare un bel programma. Telecamera accesa quando luce è rossa, questo vale anche per la radio, quando siete in studio, luce rossa, tutto quello che succede in studio va in onda, quindi non fate cadere le penne, non starnutite, E quando è gialla invece non va in onda, quando è gialla ci si possono dire cose. Chi conduce in radio sa mettere rosso, sa togliere il rosso, mettere il giallo e schiacciare il blu, ma quello è un fenomeno, è chiaramente un individuo dotato di poteri superiori. Telecamera non mangia i bambini, quindi lasciatela lì, non la guardate, andate avanti e state tranquilli. Un'ultimissima cosa, come avrai capito tu, registrare per la TV richiede un sacco di tempo, vi verrà chiesto un sacco di volte di ripetere le cose, a meno che non siano le iene, che allora vogliono la reazione emotiva, quella violenta, quella bastarda, ma altrimenti vi chiederanno, no, scusi professore, la rifacciamo che qui la luce era sbagliata, guardi, purtroppo non avevo acceso il microfono, ci va pazienza, è difficile. E vi porteranno allo sfinimento, questo sì, però funziona così. E per di più sappiate che quando poi si torna a Roma, 5 ore a casa vostra sono anche meno di 5 minuti in onda. Alla fine non dovete essere noiosi, ok? Mai, sia che siate in studio, sia che sia un'intervista, sia che vi dobbiate difendere, sia che qualcuno stia cercando di estorcervi le cose, precisi, risposta subito, poi spiegazione. In generale, considerate, con questo io finisco e vi lascio la parola a voi se avete domande, che parlare con i giornalisti è abbastanza doveroso. Se io devo fare un'intervista e voi mi dite di no, io mi cerco un altro. Per il quotidiano è un'emergenza praticamente, io ho 2 ore per trovarmi qualcuno, quindi se voi mi dite di no, io purtroppo devo continuare ad andare avanti. Il quotidiano molto probabilmente mi chiederà l'intervista al trombone, a quello che tutti intervistano, a quello che poi il giorno dopo voi dite, ma com'è che Repubblica intervista sempre solo questo qui? Com'è che io ho fatto 3 telefonate, mi avete detto di no? Ragazzi, io ho da chiuderlo il pezzo. E tra l'altro, visto che tutti lo intervistano, i miei capi a un certo punto dicono, vabbè, una ragione ci sarà, la comunità scientifica l'avrà scelto come portavoce. E quindi così è. Però considerate che non è nemmeno impossibile parlare con i giornalisti, c'è questo pregiudizio tra gli scienziati per cui i giornalisti sono ignoranti. È vero, ma fa anche parte del gioco, cioè se io sapessi tutto su Plutone,
Ma non posso sapere tutto di tutto, insomma, io lavoro sulla scienza e già sono molto settorializzata. Sulla scienza vi assicuro ci sono temi sui quali me la cavo meglio di voi e temi su cui me la cavo peggio di voi. Molto probabilmente i primi sono il 99% dei temi scientifici, i secondi sono uno, il vostro ambito di ricerca specifico. Non è impossibile, si può fare. L'ultima cosa che vi devo dire, che è insomma, il take home message, che quando si parla con un giornalista si parla con il pubblico. Il giornalista è un tramite, ma quello che voi dovete ricordare è che voi state parlando con la collettività. Quindi lo dovete fare con senso di coscienza, con senso del dovere, nel modo migliore possibile, ovviamente onesto se siete onesti voi, però insomma con il senso di essere lì per costruire un dialogo sociale di cui voi siete una delle voci più importanti, ma una delle voci che deve farsi ascoltare. Grazie. Bene. Grazie Silvia, sempre interessante, sempre vivace. Grazie anche a chi si è prestato. Molto gentile, sempre chi ci mette la faccia sempre, ha sempre diritto a un grande rispetto. Qualcuno vuole intervistare, strizzare la intervistatrice? Ci sono? Sì, benissimo. Vai. No, domani, non ti preoccupare. Ciao, io mi chiamo Daniela, ti ringrazio per questa fantastica... Che ti avevo detto del microfono? Eh? Fermo davanti alla bocca. Hai ragione, è perfetto. Io volevo chiederti proprio questo, cioè mi aspettavo che tu più che altro ci parlavi del tuo ruolo, cioè non di come devono parlare gli intervistati, cioè, ma del ruolo proprio del... È stato tutto interessantissimo, però... No, ma dimmi la domanda precisa, cioè qual è il mio ruolo? No, no, l'ho capito qual è il tuo ruolo, però se io volessi fare quello che fai tu. Ok. Perfetto, per esempio quindi molte cose non ho capito come le fai, ad esempio il fatto di conti tu i minuti quando intervisti le persone o stai lì ad ascoltarli, hai un'idea più o meno, o registri quando, perché ho visto prima quando ho intervistato Antonella, giusto? Che non hai registrato ovviamente, quindi... È una cosa che fai sempre e poi te lo ricordi e scrivi l'articolo? Allora, no, me ne fate tante di domande. Sulla radio si va intuito, nel senso che ci sono minuti cortissimi e minuti lunghissimi a seconda di chi sta parlando. Uno molto bravo alla radio può non essere lo scienziato più bravo del mondo, ma è uno che il minuto te lo tiene bene, diventa anche un minuto e mezzo, io non sento il bisogno di interromperlo. Ho davanti agli occhi un counter, ma non vado col counter, vado col mio istinto. E la regola generale è che se io sto cominciando a trovarlo pesante o sta dicendo troppe cose incomprensibili, una gliela passi, altrimenti dovresti interromperlo. Magari me la segno e alla fine dico, ma quindi questa cosa qui la possiamo dire così, ma quindi questo intendeva dire quest'altro. Però se sento che lui se ne sta dicendo un po' troppe di cose addosso, o che sta diventando noioso, io lo interrompo e utilizzo la mia esperienza, il mio istinto. Ogni conduttore ha più o meno i suoi tempi, ha la sua modalità, anche per questo ci sono quelli che ti piacciono di più e che ti piacciono di meno. Tu magari non pensi alla tecnica che c'è dietro, né lui dopo un po' pensa a esattamente bilanciare l'ascolto e le voci, però se io ho due ospiti per esempio mi rendo benissimo conto che è meglio alternarli piuttosto che fare prima uno poi l'altro, a meno che non ci sia un problema tecnico che mi impone di farlo o un problema narrativo che mi impone di farlo, perché è meno faticoso l'ascolto. Allora tutto questo tu mi dici lo fai davvero, lo faccio abbastanza istinto e questa è diciamo la professionalità di chi fa questo mestiere. Registrare è una cosa annosa, nel senso che io non lo faccio quasi mai, perché io non faccio quasi mai interviste davvero critiche. Se io domani dovessi intervistare l'antivaccinista, lo registrerei, perché è quasi sicuro che poi dopo viene fuori una bega che rischia di sfiorare il legale. Ma se io intervisto un astronomo di buon senso, dico, io non registro, cerco di stargli dietro il più possibile, di capire il più possibile, e poi gliela faccio rileggere. Dopodiché, quindi tu la regola già saresti è in grado di scrivere l'articolo su quello che ti ha detto. In questo caso Gaia. Non ho preso appunti. Io in genere, voi sapete tecnicamente appunti. Come faccio io? In genere io la chiedo via Skype oppure la faccio col telefonino e gli auricolari, mani libere e metto direttamente su Word le cose. E mentre stiamo parlando, se sono capace, sposto anche un po' i pezzi.
e valuto anche un po' la lunghezza. Ovviamente se devo scrivere un'intervista così lunga, almeno una pagina e mezzo Word la devo riempire, anche di più, perché poi l'intervista, questa qui delle scienze, alla fine è una pagina e mezzo quando è completa. Quindi se non è almeno una pagina e tre quarti di RAF, poi fai disastri, ti mancano dei pezzi, la devi richiamare, devi dire mi scusi, mi sono dimenticata di chiedere una cosa, che insomma non è... Sì, ora io queste interviste non le registro mai, difficilmente registro anche quelle dei quotidiani, ma perché a me difficilmente mi capita l'intervista da giornalista d'assalto. Quando mi capita registro perché c'è una questione legale dietro, ovviamente, c'è un rischio importante. Dopodiché, se la domanda è come si fa a fare il tuo mestiere, il mio proprio è un mestiere, cioè io non ho mai fatto la scienziata e la comunicatrice, cioè io a un certo punto ho detto ciao, cambio. Cioè sei laureata in medicina e sono iscritta all'ordine dei giornalisti e all'ordine dei medici. C'è una cosa che hai voluto fare tu. Sì, sì. Sì. Sì, volevo sapere un'altra cosa. Nel mensile, quando fai tutto il chi, quando, dove, come, perché, la biografia dell'intervistato, dove la metti? Cioè, ma in un listellino a parte, e lei me la può dare subito, ma la può dare anche l'ufficio stampa. Cioè non nel testo, no. Okay, nel testo ci va la qualifica, come okay, sempre. Grazie. Cioè io nel testo riporto sempre nome, cognome e qualifica. Poi se è un mensile posso mettere anche 3 o 4 righe in più, o posso giocare a fare cose tipo chi conosce le stelle meglio di lei? È la nostra scienziata di punta, è quella che sta analizzando i dati. Posso permettermi anche di metterci 4 o 5 righe in più, presentartela un po'. Quel giorno lì se lo ricorda come il più emozionante della sua vita. Era Kourou, e il suo satellite stava partendo, il suo satellite stava andando a vedere le stelle, lei da terra avrebbe visto i numeri che il satellite le avrebbe mandato. Cioè posso fare una cosa così, però appunto è quella è... Vai. Posso darvi un consiglio se siete veramente interessati? Allora, la Silvia fa dei bei programmi molto cattivi così a Radio 3, basta che andate sul sito di Radio 3. Ma ne faccio pochi, ormai. E lasciate la posta elettronica, vi arriva ogni giorno il discorso del giorno dopo con chi conduce, perché adesso che l'avete sentita potete ragionare meglio, nel senso se vi interessa, no, capire, perché le simulazioni sono state belle, divertenti e utili. L'altra è seguitela sostanzialmente su Repubblica. E ricordate che se volete o su Facebook così vedete anche, perché allora tutti i discorsi che ha fatto, che sono molto concreti, come dice lei, anche come ha fatto gli esempi, le potete seguire e farvi un'idea. Ricordatevi anche una cosa che ho detto anche l'altra volta, che se volete fare i giornalisti scientifici dovete comprare un quotidiano al giorno, se no i quotidiani falliscono e non c'è più bisogno di giornalisti. Vero. Sì, volevo ringraziarti molto anch'io, perché è stato veramente interessante invece mettersi un attimo nella tua testa. Cioè tu ci hai detto quello che fai e ci hai spiegato che cosa ti passa nella testa in quel momento. Ti chiederei un attimo di metterti nella nostra, nel senso, niente partire con una risposta vaga e poi precisare. Come immaginerai, certe volte è difficile. E dire sì alla fine, perché nel frattempo hai usato parole per pensare a che risposta dare. Come si gestiscono queste, tra virgolette, emergenze, domanda inaspettata, domanda a cui non so rispondere, ma in qualche modo mi ci accapiglio? No, lo so benissimo. Cosa facciamo? Che per gli scienziati passare da una modalità di pensiero all'altra è un casino. E poi però quando voi siete al congresso vi rendete conto che avete una modalità di discussione delle vostre ricerche che non è così paludata come volete far credere a noi. Io vengo da una famiglia di scienziati, ho fatto scienze, tutti i miei amici sono scienziati e li conosco bene. Quando a tavola chiedo, ma quindi questa cosa, Ganz, cosa state facendo? È un istante capirla. Poi dopo, appena io sono nel mio ruolo... è il gelo, ma quindi una cosa che sicuramente aiuta è pensare che davanti a voi avete un essere umano come l'amico con cui avete cenato la sera prima, che ha fatto il liceo con voi ma poi è diventato avvocato o giornalista o quel che è. Non è un cretino, ragiona in una maniera un po' diversa. Noi appunto, come dicevo grossolanamente, per dirla proprio in maniera facile, noi siamo dei sintetici, noi dobbiamo prendere una roba complicata e tirarne fuori una molto semplice, poi spiegarla
non siamo degli analitici, non partiamo. Tu come devi fare? Allora, un trucco è esercitarsi alle volte. Semplicemente invece di parlare solo con gli scienziati, esci anche con gente un po' diversa. Recupera quei tuoi amici del liceo e vedi anche un po' d'altro mondo. No, lo so che tra scienziati c'è questa tendenza a, così, all'inbreeding. Perché noi siamo analitici, la risposta sinteticamente, la risposta sintetica. E ogni tanto è difficile, ogni tanto è pericoloso, ogni tanto è impossibile. Peraltro è impossibile, capito? Cioè questa cosa, però tu considera che stai parlando a una che è la più scientifica tra i giornalisti. Io ho quel problema lì quando parlo con quelli, i giornalisti d'assalto, le inchieste, la cronaca, eccetera. Cioè, tu non hai idea, io ogni tanto con questi ho francamente dei conflitti, perché se io provo a dire, ragazzi, ma non la fate così semplice, non è... Cioè mi chiama il mio capo, no? Sì, io so che è una stronzata, ma devi scrivere. Cioè, e io dico, no, però... Però quello che lui pensa... Ieri ce n'è stata una, non so se l'avete letta. Però io di quello non ho colpa. Tante volte a me l'articolo proprio lo chiedono e io ho la stessa difficoltà tua, perché la mia capa mi dice, guarda, c'è da scrivere, ho letto sto pezzo qui, ho letto le prime 3 righe, però mi è piaciuto, credo di aver capito che dica questo, scrivilo anche tu. E io poi magari vado a vedere ed è una cosa che anch'io non affronterei con questa concisione. Dopodiché, cos'era l'altra cosa che mi hai detto? Sì, come si fa? Come possiamo, quali trucchi possiamo inventarci? Non so la risposta. Secondo me un pochino esercitarsi. Esercitarsi e poi secondo me un pochino pensare che il vostro interlocutore non è lì per fregarvi. E nella maggior parte dei casi, a meno che non siate il pediatra antivaccinista ovviamente, ma nella maggior parte dei casi il giornalista che vi sta intervistando vuole davvero capire quello che avete fatto e quindi ci si aiuta reciprocamente. Quindi darsi sicurezza a vicenda, accettare che lui faccia delle semplificazioni. Antonella l'ha fatto molto bene, io la riprendevo, facevo una semplificazione alle volte anche proprio onirica, un po' così, lei mi diceva sì certo lo puoi dire, è chiaro, il mio mestiere è dire quello, finché lo dico con le mie parole va benissimo, a lei concedo il tecnicismo. Sì, adesso arrivo, c'è qui una domanda. Posso fare un commento? Il commento è, state attenti, che la gran parte dei giornalisti scientifici italiani devono essere prima giornalisti e poi scientifici. La gran parte dei giornalisti scientifici italiani non sono laureati o non sono laureati in scienze. Quindi il problema, prima di tutto, è essere giornalista. E lei oggi, a parte che è medico, e ciò dopo se volete vi fa anche le ricette, ma vi ha fatto vedere che cos'è un giornalista. Questo è importante. Questo è importante. Grazie, buonasera. Volevo fare una domanda su un argomento di casi di studio. In particolar modo mi interessava un'analisi, quanto succinta, degli errori di comunicazione, di esposizione e di impostazione stati commessi nel caso degli OGM, che i biotecnologisti erano avanti da troppo tempo, sinceramente, perché dal punto di vista tecnico molti dei sono smontabilissimi, tanto quanto quello del complottista antivaccinista. Ma dove si è sbagliato? Da giornalista. No, se ne è parlato tanto, sono anche stata a dei congressi dove loro se lo chiedevano e secondo me si davano risposte sbagliate. Secondo me si è sbagliato che si è avuto paura sin dall'inizio. Queste cose si sono fatte, soprattutto in Italia, senza aprire il dibattito subito. Se ci pensi, per le biotecnologie mediche, con tutto il fallimento che è stato, però se ne è cominciato a parlare già negli anni 70, no? C'era stato... Cosa? Esatto, c'era stata la conferenza, come si chiamava? Asilomar, che non aveva funzionato un granché, possiamo dirci tutto quello che ci pare, però si era cominciato a entrare nel dibattito un po' meglio, lì si è lasciato il campo alle Vandana e Shiva, negli anni 90, ricordiamoci le monoculture della mente, le faceva Einaudi, cioè erano cose che hanno avuto una grandissima risonanza e che hanno viaggiato libere. Ora siamo nel 2015, siamo in una situazione in cui soltanto gli italiani credono a queste panzane, Vandana e Shiva praticamente la finanziamo noi, perché nessuno dà più retta a Vandana Shiva, a quell'altro economista lì che noi crediamo sia un premio Nobel, ecco appunto, cioè sono cose che qui da noi fanno. Però sta cosa degli OGM, appunto, secondo me c'è stato poco coraggio sin dall'inizio e adesso questa roba si sta pagando. Loro danno la colpa ai giornalisti, dicono voi non parlate mai degli OGM positivi. È un casino, perché un giornalista parla di notizie tipicamente, raccontare le storie succede, io lo faccio ma è un privilegio,
però ci vuole un aggancio, una roba, e sulla scienza normale, la notizia, è difficile che venga fuori, ci vuole il breakthrough, capito? Ma i nostri breakthrough in ambito agroalimentare ormai hanno un colore nero, un colore terrificante. Poi tu considera, e questa è una piccola polemica mia, mi dispiace che ci sia lo streaming, spero di non mettermi nei guai, che noi in Italia abbiamo dei gruppi di potere economico molto forte intorno all'agroalimentare, quello che si vuol dire di lusso, quello di lusso, quello col bollino, eccetera. Questi gruppi economici, che sai bene a cosa mi sto riferendo, sono sostanzialmente dei verdurai di lusso che però hanno creato, hanno una mitopoiesi imbarazzante sulle cose buone di una volta, dopodiché anche loro vendono frutta e verdura studiata in laboratorio perché è migliore, perché consuma meno acqua, consuma meno pesticidi. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo riempire il mondo di chimica? È ovvio che, insomma, cioè, chi fa ricerca in quell'ambito lì cerca di andare verso un'alta produttività, anche perché conviene, no? E questi però gruppi di potere sono molto influenti sui media, molto più influenti di chiunque altro. Quindi ora c'è una vaga risposta, per esempio, sul mio giornale, che è Repubblica, per cui ogni tanto compare la Cattaneo che fa l'altra sponda. Ma altrimenti è terreno libero a uno che di mestiere fa il fruttivendolo, e dovrebbe essere ovvio il conflitto di interesse. Tu non puoi chiedere al fruttivendolo se la sua frutta è buona, perché lui ti dirà: la mia è buonissima e quella di quelli là è pessima, fa male, i contadini indiani si suicidano, che è una delle panzane più grosse che sia. Però tutti a crederci, no? Poi queste qui sono panzane, anche questa è un'idea mia, che sono panzane di sinistra. Le panzane di sinistra, secondo me, sono le peggiori, sono come quelle dei Big Pharma, eccetera, che sembrano andare contro un tessuto industriale che ormai è così dappertutto, che ovviamente ha dei torti, ovviamente ha fatto delle malefatte, però non siamo fessi. Se cominciamo a vedere da tutte le parti non vediamo più quelle reali, e invece quelle reali è giusto che continuiamo a vederle. Vabbè, E lo so, ma ti assicuro che è difficilissimo, cioè io sono riuscita, però io non conto niente, ho visto... E che conviene, tutti i parlamentari italiani... Come ricominciare, tecnicamente, proprio da giornalista, come propone di ricominciare a costruire un'immagine della scienza, della biotecnologia in particolare? Delle biotecnologie in particolare. Che si comunichi in maniera più tecnica, meno caricata emotivamente, anche perché sinceramente... Lo squilibrio retorico è così forte che Vandana Shiva si presenta una volta come economista, una volta come fisico, una volta come agronomo, tutti e tutti le credono, tutti le credono, qualsiasi titolo presenti, ormai accademico, tutti le credono. Prendiamo le altre domande. Ce n'è una ultimissima, ma la mia personale opinione è che se incominciavano con un pomo che faceva ricrescere i capelli, tra l'altro loro ci avrebbero un testimonial fantastico, che è quel messicano, il giorno che... Io me lo devo spendere, devo arrivare per prima su quel messicano lì, l'ho già visto, c'è anche i baffi, è bello, vai. Ciao, vabbè, intanto grazie perché è stato molto interessante. No, grazie a te, Valerio. Anzi, mi scuso anche per prima. No, la mia curiosità, perché sì, mi è venuto in mente che un'intervista l'avevo fatta anch'io tempo fa in TV, però era stata una cosa, una trasmissione, una rete locale. Avvicina il microfono. Dei miei amici, come? Avvicina il microfono. Ah sì. Eccoti. Mi ricordo che avevo avuto il problema della telecamera. Prima hai detto che bisogna guardare chi intervista, e io ho fatto così istintivamente perché non mi ha detto nessuno. Invece ti hanno detto il contrario. C'era la camera, ma anche si stava sbracciando in tutti i modi per farmi guardare verso dipende, di lei. Dipende. Però eravamo a 90 gradi, quindi avevo l'intervistatrice di qua e la telecamera come se fossi tu, quindi io guardavo così, davo il profilo. No, dipende, ci sono quelli che poi tagliano la cosa e mandano in onda soltanto la faccia come se stesse parlando direttamente al pubblico, però nei programmi di approfondimento o nei documentari o così, se ci fate caso, gli occhi non sono mai completamente in camera, sono un po' di lato, e se c'è l'intervistatore è ripreso dall'altra parte, è una questione geometrica che io ti assicuro tutte le volte la devo ristudiare, che siamo in linea retta e la telecamera deve stare dalla stessa parte, perché sennò si dice che scavalla e a te ti dà l'impressione che uno guardi qua e l'altro guardi là, è che non si stiano guardando. Qui c'è tutto uno studio geometrico per questa cosa qui, ma nella maggior parte dei casi si fanno campi e controcampi dalla stessa emicampo e si fa guardare l'altro. Altrimenti quella cosa lì è tipo dei GR, prima dicevo, documentario della BBC, gli inglesi lo fanno di più di far guardare in camera, a noi ci aliena un po', ci estranea un po'. Sono stili registici, però è meglio... Perché ti fanno fare un po' il ruolo del conduttore, che per esempio a noi non piace tanto, cioè se quello è un'opinione, è un'opinione, sta parlando a qualcuno, se parla in camera è assoluto. Bene, allora grazie ancora Silvia, e adesso facciamo una cosa fondamentale,
che è il riassunto del riassunto in sintesi del convegno, e lo fa Alessandro Pascolini.